Sì. Lardo Graziano. Presente. Forlenza Alfonso. Presente. Griscione Antonio. Presente. Viola Stefano. Assente. Vicca Giovanni. Assente. Parisi Gerardo. Presente. Brogna Vitto. Presente. Taglianesti Antonio. Assente. Marino Angelo. Presente. Rosa Giacomo. Assente. Mastroia Cristian. Assente. Forlenzo Onofrio. Elia Gerardo. Assente. Allora, buongiorno a tutti, diamo inizio alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Come sempre, dovute raccomandazioni al fine di avere un comportamento degno dell'anno. Allora, volevo chiedere al Consiglio di fare un'inversione degli argomenti posti all'ordine del giorno, ovvero l'argomento regolamento tale approvazione di passarlo quale quarto punto all'ordine del giorno, subito dopo verifica quantitari e fabbricati destinati alla residenza. Siamo seri. L'argomento numero. Numero 14 diventa il numero 4 e poi a seguire tutti quanti. Che praticamente è stato un argomento aggiuntivo all'ordine del giorno. Chi è favorevole a quanto proposto? Alla unanimità? Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento per la disciplina del tributo IU, componente TASI anno 2014, relazione del consigliere Bronzino. Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. L'argomento posto all'ordine del giorno concerne l'approvazione del regolamento che disciplina la TASI, vale a dire la tassa o il tributo che noi andiamo a pagare sui servizi indivisibili. In verità la TASI è una componente della IUC, l'imposta unica comunale, che insieme a IMU e a TARI ne fanno parte integrante.
Quindi praticamente queste tre componenti vanno a istituire questa e a istituzionalizzare la IUC. Per scelta diciamo, dell'amministrazione comunale, i regolamenti che sono stati predisposti non sono diciamo, unici, non è unico, ma ci sono tre distinti regolamenti, ognuno dei quali disciplina una componente della IUC. Quindi avremo il regolamento IUC componente TASI, il regolamento IMU già approvato con deliberazione diciamo, del Consiglio Comunale del 2012 e abbiamo il regolamento sulla gestione dei rifiuti componente TARI. Questa normativa praticamente è stata approvata dall'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, la finanziaria per il 2014, la quale, come detto precedentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2014 ha istituito la IUC, quindi con componente IMU, componente TASI e componente TARI. Il presupposto diciamo impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definite ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 della legge 146. La base imponibile su cui calcolare la TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, quindi col calcolo della rendita catastale, le valutate del 5% moltiplicate per i coefficienti previsti dalla legge, con l'applicazione poi dell'aliquota che andremo ad approvare. La legge finanziaria del 2014 ha previsto come aliquota di base l'1 per 1000 e un'aliquota massima che può arrivare fino al 2,5 per 1000, la quale imposta può essere ulteriormente ampliata, mi pare dello 0,8%, fino ad arrivare ad un 3,3. Comunque ci sono dei limiti di non superabilità, diciamo. Cioè la somma tra la TASI e l'IMU per ciascuna diciamo, tipologia di immobile non deve essere superiore al 10,6 per 1000, la somma di queste due imposte. Per quanto riguarda l'abitazione principale, anche qui c'è una sommatoria da rispettare, che è quella del 6 per 1000, perché anche se diciamo sull'abitazione principale l'imposta è stata eliminata, quanto riguarda l'IMU, però è rimasta l'IMU sulle abitazioni di lusso, che è sulle categorie A1, A8 e A9, e quindi lì vale la cumulabilità del limite massimo del 6. Poi un'altra novità importante per quanto riguarda la TASI è che non viene pagata soltanto dai titolari del diritto reale, quindi dai proprietari in sostanza, o di altri diritti reali, ma viene pagata anche da chi detiene l'abitazione. E quindi e la legge prevede che l'occupante versa la TASI con una percentuale compresa tra il 10 e il 30% dell'IVA. Poi, noi fatta tutte queste premesse, noi vogliamo dire sostanzialmente che il comune, come diciamo, obiettivo politico, come strategia diciamo, di gestione di amministrazione, ha deciso di mantenere ai limiti diciamo, inferiori
l'aliquota prevista per la TASI e quindi di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione di un'aliquota dell'1 per 1000, senza l'istituzione di detrazioni fiscali, perché non è obbligatorio istituire detrazioni fiscali. Quindi poi l'approvazione della TASI, quindi che va a copertura, diciamo, dei servizi indivisibili del comune. Questi servizi indivisibili, c'è un altro obbligo della normativa, da quello di elencare in maniera dettagliata, diciamo, la percentuale di copertura dell'incasso della TASI sui servizi indivisibili. Questo qua è stato fatto, abbiamo individuato come oggetto TASI all'1 per 1000 un introito di 181.762 euro contro una spesa per i seguenti servizi: di gestione e manutenzione del patrimonio per 156.843,99 euro, polizia municipale 33.150, viabilità e illuminazione pubblica 308.986, ambiente verde pubblico 29.250, servizi socioassistenziali 100.723,99. Il tutto pari una somma di 628.953,93. Quindi, facendo la dovuta proporzione, si aggira intorno ad una percentuale di copertura di circa il 30%. Poi un'altra importante cosa da dire riguarda i pareri obbligatori che vengono espressi sulla proposta sul regolamento da parte del revisore dei conti. Infatti il nuovo articolo 239,1 lettera B del TUER prevede che per i regolamenti che hanno per oggetto la gestione di tributi, il revisore dei conti debba dare un suo parere obbligatorio. E lui, ai sensi di questa normativa, ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di adozione del regolamento e dell'aliquota dell'imposta comunale con la IIC, limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili. Quindi abbiamo visto, diciamo, che è obbligatorio quindi indicare, per quanto riguarda la TASI, i campi, diciamo, i servizi su cui si chiede il contributo ai cittadini. Abbiamo visto il parere di obbligatorio espresso dal revisore dei conti, abbiamo acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte diciamo, degli uffici. E questo regolamento è stato anche oggetto poi di un'apposita deliberazione di giunta, la numero 120 del 16/06/2014, con la quale è stato stabilito, quindi è stato proposto al Consiglio Comunale l'approvazione, diciamo, del regolamento e dell'aliquota che è pari all'1 per 1000. Poi è stato deciso, perché la normativa rinviava al Consiglio Comunale per l'occupante della TASI, dell'immobile oggetto di TASI, la percentuale di contribuzione. La legge prevedeva dal 10 al 30%, noi abbiamo fissato il 15%. Quindi l'85% lo pagherà il proprietario dell'unità immobiliare oggetto di TASI, il 15% verrà pagato dal detenuto, quindi diciamo dall'affettuario. Poi chiaramente l'approvazione di questo regolamento e degli aliquoti avranno effetto dal 1 gennaio 2014. Quindi io passerei un pochino all'analisi del regolamento, quello che era, diciamo, oggetto di approvazione della delibera comunale. È un regolamento formato da pochi articoli, da 15 articoli, che disciplina un pochino
tutte le tutto, diciamo, la la materia della tassa. Il soggetto, chiaramente l'oggetto del regolamento è la TASI, regolamento che viene adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97 e della legge 27 dicembre 2013 numero 147, che è la finanziaria per il 2014. Il soggetto attivo è il comune, che applica e riscuote il tributo sugli immobili soggetti a tassazione. Il presupposto impositivo della TASI è la detenzione e il possesso a qualsiasi titolo di fabbricati e aree fabbricabili, così come definite al fine dell'imposta municipale IMU a qualsiasi titolo adibito. Chiaramente è assoggettata alla TASI anche l'abitazione principale, con i limiti che abbiamo visto, diciamo, precedentemente. I soggetti passivi sono il possessore o il detentore di fabbricati e di aree fabbricabili. Nel caso in cui, diciamo, il bene è posseduto da un soggetto che non è il proprietario, questo deve versare da un minimo del 10 a un massimo del 30%. Che poi verrà stabilito con delibera del Consiglio che abbiamo individuato precedentemente nel 15%. Quindi la base imponibile, abbiamo detto, è quella relativa all'IMU, stesso calcolo. Poi la base imponibile può essere ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in quale sussistono tali condizioni. E la definizione di inagibilità si rinvia a quanto previsto per il regolamento IMU. Le aliquote, abbiamo già precisato, che vengono fissate dal Consiglio Comunale, in questa sede abbiamo chiesto l'applicazione dell'aliquota minima dell'1 per 1000. I versamenti quindi vengono effettuati in due rate. Esiste un versamento di acconto il 16 giugno e un versamento a saldo per il 16 dicembre. Per l'anno 2014, visto che il tributo ha avuto delle modifiche durante, diciamo, la prima parte dell'anno, è stato rinviato, e siccome il comune non ha approvato le aliquote nei termini previsti dalla legge, ossia entro il 23 maggio, se non ricordo, che trasmesse per la pubblicazione sul sito entro il 31 maggio, se non vado errato, quindi l'aliquota è stata rinviata al mese di ottobre. Quindi penso che l'IMU è arrivato alle zone, la casa l'abbiamo proposta. Siccome la Giunta ha ritenuto di proporre con delibera un'aliquota dell'1% della TASI, solo della TASI, poi abbiamo fissato nel 15% la compartecipazione tra il locatore e il proprietario, e basta. Questa è fondamentalmente la proposta di deliberazione. Quindi, Presidente, prima di chiedere, diciamo, la votazione, non so se vuole chiedere ai consiglieri presenti se vogliono aprire delle citazioni in merito, prima di leggere la proposta. Ci sono interventi in merito? Soltanto se un posto più non evitabile, preso atto che viene applicata la quella minima prevista da lei, quindi meno di questa non posso non votare questo deliberato così come anche se si tratta di un provvedere dal bilancio con quale vuole qualcosa da dire. Per quanto riguarda questa categoria di cose come ci sono altri interventi? Sindaco? Ah, volete in ufficio, scusa. Prima di passare la
due considerazioni di natura prettamente politica, non avendo davvero niente da aggiungere all'ultima relazione che ha fatto il consigliere delegato. Noi ci troviamo di fronte a una tassa che davvero credo in maniera unanime tutti quanti, non solo noi dell'amministrazione, della maggioranza, ma credo davvero anche i consiglieri, vorrei consiglieri di minoranza, riteniamo come una sorta di tassa ingiusta, perché la verità è questa, la TASI è una sorta di IMU sulla prima casa mascherata, che per evidenti ragioni relative al saldo diciamo così, nazionale dei bilanci, lo Stato evidentemente per scelte discutibili del passato, io non voglio fare valutazioni diciamo così critiche da un punto di vista politico e partitico, perché poi su questa partita sicuramente hanno responsabilità un pochettino tutti i governi che si sono succeduti almeno negli ultimi 5-6 anni a questa parte, perché hanno voluto tutti a livello centrale, quindi a livello di scelte governative, riversare sui comuni l'onere e l'incombenza di tartassare i cittadini. La verità è questa. Quando decisero di togliere l'IMU per una diciamo così, promessa elettorale che c'è stata, evidentemente saltarono i saldi di bilancio, per cui poi il governo successivo è stato costretto a rimettere questa sorta di tassa e a dire praticamente, perché il meccanismo perverso è stato questo: io intanto ti taglio i trasferimenti erariali, perché questo è avvenuto, dopodiché voi comuni potete reinserire, reintrodurre una tassa andando a recuperare il taglio che io vi ho fatto, potendo scegliere, qui è il grande regalo che hanno fatto a tutti quanti i comuni, di mettere una percentuale che va dall'1 per 1000 al 3,3 per 1000 nel primo anno di applicazione, ovvero sia dall'1 per 1000 al 2,5 per 1000. Ecco, noi, e questo è bene che questo Consiglio e tutti quanti i cittadini condussani lo sanno, abbiamo fatto uno sforzo enorme per mantenere i saldi del nostro bilancio di previsione 2014, per mantenere la nostra percentuale di TASI al minimo, ossia all'1 per 1000. Perché? Perché abbiamo ritenuto ovviamente non andare a gravare ulteriormente sulle famiglie condussane, che già attraversano tutte, anche quelle che, come dire, magari apparentemente potrebbero vivere, sono un poco più tranquilli, ma tutte le famiglie sono in difficoltà per l'eccessiva pressione fiscale che c'è, per le continue tasse, le continue bollette che ogni giorno, ogni mese sono costrette davvero a pagare. Noi abbiamo fatto soltanto qualche conto quando abbiamo dovuto, consigliere Florenza, decidere quale percentuale mettere, mettendo una imposizione che andava al 3,3 per 1000, solo per il 2014 avremmo intascato all'incirca 250.000 euro in più, ovviamente che sarebbero andati a gravare sulle famiglie condussane. Quante cose avremmo potuto fare con 250.000 euro in più? Certamente avremmo potuto fare più strade, avremmo potuto fare più, riparare più buche, più viabilità, più servizi sociali, più cultura, più manifestazioni, più tante cose, più manutenzioni alle scuole, però questo davvero avrebbe significato per una famiglia media almeno un'imposizione annuale di 300-400 euro in più all'anno. Effettivamente non ce la siamo sentita e quindi abbiamo preferito seguire, quindi come scelta politica che può essere sicuramente discutibile, abbiamo voluto continuare a seguire la strada per cui tagliare e rimanere e contenere, continuare a contenere la spesa pubblica, che pure necessita di tante cose, e quindi andando a tagliare, continuando a mantenere inalterato il fatto di non mettere spese di rappresentanza, spese di missione, rimborsi e indennità agli amministratori, che sembra niente, ma comunque sono 50-60 mila euro all'anno che vanno a essere risparmiati, e a tante altre cose, a tante altre rinunce che abbiamo fatto pur di mantenere ovviamente questo livello. E
Un'altra cosa importante che diceva, che va sottolineato come aspetto sempre importante politico, è che il comune anche per questa tassa non solo è soggetto impositore, ma è anche rimarrà soggetto riscossore. Quindi noi continueremo a dare questa incombenza agli uffici, ad evitare che tutta la parte della riscossione, anche coattiva, possa essere affidata a società esterne, perché all'inizio abbiamo voluto adoperarci in questa scelta, diciamo così, importante, una scelta strategica, ma che chiaramente non vede, ecco, un'eccessiva invasione di campo nei confronti delle famiglie, insomma, che a volte in tanti comuni questo avviene, si vedono letteralmente invasi ogni giorno anche nelle abitazioni, anche nella privacy di soggetti che vanno, dicevamo, a suo tempo con la rollina in mano a verificare se i metri e le denunce, chiamate un attimo il consigliere Promi, se effettivamente potevano arrecare una sorta di vessazione, di atteggiamento vessatorio nei confronti dei cittadini. Quindi davvero credo che questo regolamento TASI era il migliore che potevamo approvare in questa prima fase, che chiaramente sarà una fase sperimentale, andremo a vedere come funzionerà, come entrerà in vigore. Ci auguriamo che gli uffici continueranno a rappresentare, ecco, non una sorta di contrattare, di nemico da parte dei cittadini, ma insomma non possiamo che esprimere il nostro plauso anche nei confronti dei funzionari e dei dipendenti comunali, che veramente rappresentano con oggi un punto di riferimento per tanti cittadini che vengono anche da un punto di vista della semplice e mera informazione quotidiana. Quindi continueremo in questa attività, sperando insomma che un domani addirittura riusciremo a fare di più, a fare meglio. In questo momento davvero non potevamo fare di più, visto che abbiamo lasciato i livelli di imposizione tributaria locale veramente al minimo, e quindi il nostro plauso a chi ovviamente ha confezionato, ha risposto gli uffici, insomma il consigliere relatore che ha verificato il regolamento. Credo che sia un ottimo regolamento, migliorabile sicuramente, ma se non viene sperimentato sul campo chiaramente non potrà, non potrà essere emendato o migliorato. Grazie. Posso dire? Sì. Prima di passare alla lettura della proposta di deliberazione, volevo fare una precisazione per quanto riguarda il regolamento. Nella bozza, diciamo, che propone la Giunta, c'erano all'articolo 7, c'era scritto così, così come riduzioni, così come previste dalla normativa vigente. Questo articolo propone una modifica. Sì, stiamo facendo l'ultimo punto. No, stiamo facendo la TASI, la TASI. Quindi propongo diciamo, di emendare quello approvato dalla Giunta, andando ad esplicitare un pochino meglio le riduzioni, non limitandoci al rinvio alla normativa vigente, bensì, ecco, l'articolo 7, l'esenzione, sono esenti dal versamento della TASI gli immobili indicati all'articolo 1,3 del decreto legge 6 marzo 2014 numero 16, convertito con legge 2 maggio 2014 numero 60. Quindi passo alla lettura, penso che mi esentiate dalla lettura dalla parte, diciamo, iniziale delle premesse, e passo direttamente alla lettura del deliberato. Va bene, no? Gli altri consiglieri sono d'accordo? Okay. La premessa è parte integrante del presente deliberato. Il Consiglio Comunale delibera di approvare il regolamento comunale per la disciplina del tributo IUC componente TASI, composto da numero 15 articoli, quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Okay.
di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi di visibilità TASI. Aliquota TASI dell'1 per 1000 per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate all'articolo 13,2 lettere A, C, D del decreto legge numero 201 del 2011, escluse dal pagamento dell'IMU. Detrazione per l'abitazione principale non applicata, aliquota TASI dell'1 per 1000 per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui è il precedente. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 4,3 del regolamento della disciplina tributaria per i servizi di TASI e ai sensi dell'articolo 1,681 della legge 143 del 2013, che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versi la TASI nella misura del 15% dell'imposta complessivamente dovuta. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Di dare atto che in seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale del regolamento comunale della disciplina del tributo per i servizi di sviluppo TASI, di cui al punto 2, e le aliquote di cui al punto 3 hanno effetto dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 27,8 della legge 448 del 2001 e dell'articolo 1,169 della legge 296 del 2006. Di dare atto che l'amministrazione comunale, nonostante i nuovi tributi introdotti dallo Stato con la recente normativa e dell'avviso di non aumentare la pressione fiscale a carico dei cittadini, lasciando ai limiti di legge le aliquote e le tariffe, sia per evitare i loro oneri per le famiglie e i cittadini contrastanti che già attraversano momenti difficili, e sia per mantenere fede a un preciso impegno politico assunto nei confronti dei debiti. Poi vedo che nella proposta non c'è, non è riportata, nella delibera di giunta c'è, di trasmettere, quindi prego quindi il segretario di integrare la parte del deliberato, di trasmettere il regolamento e la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come previsto dalla normativa vigente in materia per la pubblicazione sul sito informatico del MIF. Quindi poi chiedo con separata votazione la immediata eseguita qualora ricorrono i presupposti di legge. Grazie. Vado. Andiamo in votazione. Allora, chi è favorevole a quanto proposto, letto ed emendato? Consigliere Fornenzi, chi è favorevole? Alla unanimità. Votiamo anche per la immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre alla unanimità. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Piano razionalizzazione della spesa, legge 244 del 2007, approvazione e azione del consigliere. Quale? Secondo piano delle razionalizzazioni della spesa. Mi dovete impreparare questo. Allora. Allora, precisando che mi accoppio in preparato su questo, perché non sapevo che dovessi fare io la relazione su questo argomento. Allora, passo quindi alla proposta di deliberazione, quindi premesso che la legge 244 numero la finanziaria del 2008 del 24/12/2007 prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla percezione delle spese di funzionamento del pubblico amministrativo. Premesso in particolare l'articolo 2,594, il quale prevede i fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture delle amministrazioni pubbliche di cui l'articolo 1,2 del decreto legislativo 165 del 2001, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle risorse. Delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che correggono le stazioni di lavoro dell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio attraverso il ricorso a frene verifiche di facilità in mezzo alternative di trasporto, anche cumulativo,
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali. Considerate che il comma 595 stabilisce che nei piani per cui la legislazione strumentale occorre prevedere le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare per esigenze di servizio pronte e costante reperibilità immediatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che richiedono l'uso, individuando nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali in forma di verifica anche a campione circa il corretto utilizzo delle utenze. Dato atto che i competenti settori dell'amministrazione comunale hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate all'articolo 2,594 legge finanziaria 2008, visto dal piano triennale per l'implementazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei beni delle strutture comunali 2013-2015, ritenuto di approvare ai fini del contenimento dello spazio funzionale delle proprie strutture di piano del periodo 2014-2016, allegato al presente provvedimento, le date di soli definiti dall'articolo 2,594 e seguenti della legge 244 del 2007, considerate che le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i diversi responsabili di servizio ai fini e conseguenti dei limiti di bilancio, vista la legge 244 del 2007, visto il vigente statuto comunale, visto il vigente regolamento di contabilità, visto il QL, udita la, diciamo, la mia relazione, eccetera, 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 delibera di approvare ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture il piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione delle spese di funzionamento allegato al presente provvedimento per fare parte integrante e sostanziale. Ah, 2014. No, questo è per 2013-2014. Quindi è 2014-2016. 2016. Quindi gli invitare i responsabili dei servizi a dare attuazione agli azioni di interventi previsti nel piano di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2014-2016 della convai dell'ente, di dichiarare con separata votazione la presente evidentemente servita. Il piano è qua, no? Quindi mi rimetto alla votazione. Allora, ci sono argomenti, ci sono interventi? Con riguardo a questi argomenti del governo, oltre al consigliere Pomblano, sono intervallato anch'io perché non ho il tempo per poter vedere, quindi intendo di astenere la valutazione di questi atti competenti per la formazione del bilancio di crisi. Va bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono interventi passiamo alla votazione. Chi è favorevole a quanto letto e proposto dal consigliere Progna? Siamo in 7. Chi contrari? Nessuno? Astenuti? Votiamo anche per la segreta di unità. Chi è favorevole? Favorevoli 7. Contrari? Nessuno? Astenuto? 1. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Verifica quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie. Relazione il consigliere Parisi. Buongiorno a tutti. Questo argomento riguarda uno degli atti obbligatori da allegare al bilancio di previsione e in modo particolare riguarda l'articolo 172, il comma 1 della lettera C del testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo del 18/8/2000, numero 267, che annovera tra gli allegati obbligatori al conto del bilancio di previsione la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio con la quale i comuni verificano la quantità e la qualità delle aree fabbricate da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 62,
la 167, quella dell'auto 165 del 22 ottobre 71 e la 457 del 5 agosto del 71, che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie con la stessa deliberazione. I comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. Il responsabile dell'area ha identificato un allegato che sarà l'allegato A alla deliberazione la quantità e la qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alle residenze e alle attività produttive e terziarie. In realtà le residenze non ne risultano più e qua il responsabile ci dice che l'ubicazione e le aree disponibili sono ancora quelle del piccolo Macchioni primo straccio con aree di 17.781 metri quadri con un costo a metro quadrato di 30 euro per un totale di cessione potenziale di 533.430 euro. L'altro è il Picco Macchioni, quindi PIP zona termale, aree disponibili 41.316, costo al metro quadrato stimato dal responsabile 30 euro al metro quadrato per un importo di 1.239.480, per un totale di 1 milione quindi sulla quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi più che altro alle attività produttive e terziarie e per un totale di 1.772.900. Presidente, qua io direi di fare nella proposta che invece nella delibera di consiglio direi di emendare e mettere anche vista la legge del 5 agosto del 78 numero 456 di far riferimento alla verbale di deliberazione della giunta comunale che proponeva al consiglio l'approvazione appunto dello schema dell'approvazione della qualità richiamato la delibera di giunta. Adesso passo a leggere direttamente il dispositivo di delibera, cioè il dispositivo. Allora si propone di deliberare 1. Di dare atto che a seguito dell'effettiva verifica sulle aree fabbricati da destinare alle residenze e alle attività produttive e terziarie ai sensi della legge 18 aprile 1962 numero 167 del 22 ottobre 1971 numero 865 e 5 agosto 1978 numero 457 risultano ancora in proprietà dell'ente, quindi potranno essere cedute le aree indicate nell'elenco che allegato forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 2. Di determinare il prezzo di cessione del diritto di piena proprietà come indicato per ciascuna area dell'elenco di cui al punto 1 della presente deliberazione. 3. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato obbligatorio del bilancio di previsione. 4. Di dichiarare con separata votazione che ha dato il medesimo esito della votazione principale la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Ho finito, Presidente. Sì. Ci sono interventi? Se ci sono altri interventi? Nessuno? Passiamo alla votazione. Chi è favorevole a quanto detto, proposto e emendato dal consigliere Parisi? Alla 7, chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 1. Votiamo anche nella idea di eseguibilità. Chi è favorevole? Numero 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Votiamo. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Regolamento d'aria. Approvazione. Il consigliere Costa. L'argomento sotto l'ordine del giorno concerne l'approvazione del regolamento della TARI e il relativo piano finanziario per l'anno 2014. Come detto in precedenza per la TASI, la TARI costituisce la componente
diciamo, relativamente ai costi di servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Quindi è una componente del tributo principale IUC istituito con legge finanziaria numero 147 del 2013. Avevo già premesso precedentemente che il Comune, per scelta dell'amministrazione, aveva deciso di adottare tre distinti regolamenti, IMU, TASI e TARI, in modo da rendere, diciamo, un pochino più differenziata la disciplina, in modo da non creare, diciamo, incomprensioni o comunque situazioni di incomprensibilità delle normative. Chiaramente i punti fondamentali per quanto riguarda la TARI sono due fondamentalmente. Il primo riguarda il piano finanziario, vale a dire diciamo, il punto di partenza da cui poi discendono l'approvazione delle tariffe che poi vengono applicate al tesoro. Per l'anno 2014 il piano finanziario è stato predisposto in attuazione e in conformità delle disposizioni normative e precisamente all'articolo 8 del DPR 27 aprile 99 numero 151. Quindi anche la successiva articolazione delle tariffe è stata posta in essere nel rispetto di questo diciamo di questa normativa generale e statale. I costi complessivamente, i costi di previsione per l'anno 2014 sono stati stabiliti in costi totali in 286.314 euro, di cui 79.239,41 per costi fissi e 207.074,59 per costi variabili. Chiaramente altro elemento importante e fondamentale riguarda che i costi derivanti dal piano finanziario devono essere integralmente coperti dalle tariffe che poi vengono elaborate sulla base di questi costi, ripartendo le utenze in domestiche e non domestiche, in modo tale che ogni categoria omogenea di utenze coprirà una parte di costi fissi e una parte di costi variabili. Sulla base poi dei dati che sono disponibili e che ci hanno fornito gli uffici, i costi totali, che abbiamo detto precedentemente pari a 286.314, vengono suddivisi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nei seguenti termini: 229.051,20 per le utenze domestiche con costi fissi pari a 63.391,53 e 165.659,67 costi variabili; utenze non domestiche, costi totali 57.262,80, poi suddivisa in costi fissi per 15.847,88 e costi variabili per 41.414,93. Sulla base di queste ripartizioni di costi, vengono elaborate le tariffe, sempre nel rispetto del decreto legislativo precedentemente citato. Quindi abbiamo due tabelle sostanziali: la tabella delle utenze domestiche e la tabella delle utenze non domestiche. Per quanto riguarda la tabella delle utenze domestiche, il decreto legislativo che fa? Va a determinare la tariffa in fissa e variabile. Quindi in base ai componenti del nucleo familiare,
e ai, alla metratura delle abitazioni viene determinata la tariffa complessiva che viene applicata alla singola tipologia. Le tipologie sono elencate per componenti, quindi le abitazioni uso potenza un componente, due componenti, tre componenti, quattro componenti, cinque componenti, sei o più componenti. Poi abbiamo per i pensionati sociali una categoria a parte, per i disabili, in relazione sempre al numero di componenti. Poi abbiamo l'altra tabella che riguarda le utenze non domestiche, anche qui sono stati applicati per la determinazione della tariffa fissa e della tariffa variabile le variabili minime previste dal decreto legislativo, le componenti minime, e sia la tariffa variabile che fissa viene applicata alla superficie e al codice attività che abbiamo caricato presso di questo è il piano, diciamo, finanziario da cui quindi si risume quindi il costo complessivo dell'ente, che ripeto è pari a 286.314.000 euro, a cui chiaramente sono stati defalcati i contributi che sono stati assegnati per quei lavoratori dal Ministero degli Affari LSU che totalmente ammontano a circa 108.263,01, comprensivo anche del contributo che il Ministero dà per la scuola. Quindi questo per quanto riguarda il piano finanziario. Poi c'è l'approvazione del regolamento Tari. Il regolamento Tari è formato da 34 articoli, disposizioni generali IUC dall'articolo 1 all'articolo 11, che diciamo che riepiloga un po' le disposizioni generali per quanto riguarda il tributo IUC, e poi abbiamo 23 articoli specifici per la componente Tari, quindi dall'articolo 1 punto Tari all'articolo 23 punto Tari. Questo regolamento è stato approvato quindi con deliberazione del Consiglio Comunale numero 141 del 17 luglio 2014, approvato da parte del anche qui come dalla giustizia. Anche qui, come per la TASI, è stato rilasciato il previsto parere di obbligatorio di organizzazione dei conti ai sensi dell'articolo 239 del TUEL, del decreto legislativo 267 del 2000, il quale recita testualmente quindi esprime parere favorevole all'approvazione della proposta di adozione del regolamento delle tariffe della tassa sui rifiuti Tari destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Passiamo quindi ad analizzare il regolamento delle parti, diciamo, più importante, rimandando quindi l'approvazione allo schema che è agli atti. Ho detto precedentemente che ci sono 11 articoli che vanno a disciplinare l'imposta IUC generale, quindi che abbiamo già visto precedentemente parlando della TASI, e passo a chiedere ai consiglieri se devo leggere distintamente ogni articolo. Presidente, sì, scuso, se devo leggere oppure diamo per buona. Diamo, consigliere, diamo per buono letto. Quindi passo direttamente all'approvazione del sì. Deliberato.
Allora, il Consiglio Comunale, il regolamento per la disciplina della IUC, disposizioni comuni, il componente TARI, anno 2014, anno 2014. Allora, premesso che con i commi 639 e 705 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013, legge di stabilità 2014, è stata istituita l'imposta unica comunale IUC con decorrenza 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC è composta da tre componenti: IMU, imposta municipale propria, componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili esclusi dalle direzioni principali. TASI, tributo servizi indivisibili, componente, componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali. TARI, tributo servizio rifiuti, componente servizi destinati a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Considerato che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere più agevole possibile per i contribuenti la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo accervo di tributi comunali, visto in particolare l'articolo 1,282 della legge 147 del 2014, che stabilisce che con regolamento adottato in sede all'articolo 52 del decreto legislativo 4497 il Comune determina la disciplina dell'applicazione dell'aiuto, contenendo tra l'altro, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzione di esenzioni che tengono conto al perfetto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive e di tributi speciali alle quali si applicano l'obiettivo di figurarsi determinare superfici dove tali rifiuti si formano per percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta, per quanto concerne la TASI, la disciplina delle riduzioni che tengono conto al perfetto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, visti i commi 659 e 660 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, secondo cui il Comune con regolamento di quell'articolo 52 del decreto legislativo 4497 può prevedere riduzione tariffaria di esenzione nel caso di abitazione comunale occupante, abitazione tenuta a disposizione per lo stagionale o altro uso limitato e discontinuo, locali diversi dall'abitazione ed aree scoperte adibiti a uso stagionale e a uso non continuativo ma ricorrente, abitazione occupata da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di 6 mesi dell'anno all'estero, fabbricati in orario a uso abitativo, oltre ad ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle elencate, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite previsto del 3% del costo complessivo del servizio e deve essere assicurato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune. Il comma 104 dell'articolo 1 della legge 147 che ha abrogato l'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201 convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2011 numero 214 istituito della TARES, l'articolo 52 del decreto legislativo 4497 richiamato con riferimento alla IUC dal comma 701 dell'articolo 1 della legge 147 del 2013, secondo cui le province quindi possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche per il saldo per quanto attiene all'individuazione di definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e la limita massima dei singoli tributi rispetto alle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, visto l'articolo 27,8 della legge 448 del 2001, il quale dispone il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000 numero 388 e si istituisce il seguente:
il termine per deliberare le aliquote dei tributi comunali, comprese le aliquote delle associazioni comunali di Alghirpe, dell'articolo 1,3 del decreto legislativo 28 settembre 98, numero 360, recante istituzione di una addizionale comunale IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe sui servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali e stabilito entro la data fissata dal normo statale per la formazione del bilancio di previsione, i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio del settore, poiché entro i termini di cui sopra, hanno effetto al 1 gennaio dell'anno di riferimento, vista la bozza del regolamento comunale a Tari per il posto del servizio di tributi comunali allegata alla presente delibera di libro 16 parti di grande sostanziale, il decreto del Ministero dell'Interno 13 febbraio 2014, come è stato disposto il riferimento al 30 aprile 2014 del termine per la selezione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 2014, il riferimento iscritto al 31 luglio 2014, visto l'articolo 41 del decreto legislativo 267-2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto, lo statuto comunale, eccetera, quindi passo alla lettura della deliberazione, delibera di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, di approvare il regolamento per la disciplina della IUC, disposizioni comuni e componente TARI anno 2014, di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1 gennaio 2014, di stabilire che il suddetto regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e di quanto disposto dall'articolo 13,13 bis di L 16 2011 numero 101 convertito con modificazione della legge 22 dicembre 2000 numero 214, di determinare le tariffe del tributo con specifica deliberazione. No, qua segretario, vogliamo cambiare questo numero 5, non è così, di approvare le tariffe così come previsto, di approvare le tariffe così come previsto dal piano finanziario 2014 allegato alla presente deliberazione, di cui mi ho copia qua integrale, poi di trasmettere la presente deliberazione e copia del regolamento approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione, poi di provvedere con separata votazione l'approvazione dell'immediata eseguibilità. Quindi ripeto, quindi di approvare il regolamento per la disciplina con gli UC, disposizioni comuni e componenti tali, hanno il composto, possiamo anche scrivere, composto da numero 34 articoli e poi di approvare le tariffe così come indicate nel piano finanziario anno 2014 allegato alla presente deliberazione e basta. Grazie Presidente. Ci sono interventi in merito? Nessun intervento, passiamo alla votazione. Chi è favorevole a quanto letto, proposto ed elencato dal consigliere Brogna? 7, contrari, nessuno, chi si astiene? 1. Votiamo anche per una unità di eseguibilità. Chi è favorevole? 7, contrari, nessuno, astenuti? 1. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Relaziona il consigliere Brogna. C'era una... scusate se... il quinto alienazione. Ah, sì. C'era una bozza. Sì, c'era una bozza, non l'avevo vista. Emenda quello che hai detto. No. Non lo
grandemente. Sì, ma come mai l'acqua è solo l'altro anno? Probabilmente quello che è in là. No, no, come mai? Per quanto riguarda il nostro caso, il nostro comune, in quanto dotato di un piano di equilibrio, e quindi è molto importante per quanto riguarda proprio la copertura dei debiti accertati del piano di equilibrio attraverso le vendite immobiliari. Anche qui c'è stata una approvazione da parte della competente giunta comunale con una deliberazione numero 119 del 16 giugno, la quale giunta ha approvato il piano che noi qui dobbiamo sostanzialmente andare a riapprovare e quindi passo alla lettura della proposta di deliberazione. Quindi il Consiglio Comunale, richiamato il contenuto del decreto legge 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge 133 del 6 agosto 2008, che all'articolo 58,1 prevede che per procedere al riordine, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comune e province e altri enti locali, nonché di società o enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi con delibera dell'organo di governo individua, recitando apposito elenco, alla base dei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano di realizzazione e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsioni, nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, tra quelli che insistono nel relativo territorio. Il successivo comma 2 dell'articolo 58, il quale dispone che l'inserimento dell'immobile nel piano determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto della tutela di natura storico, artistica, archeologica, architettonica e paesaggistica, il piano è trasmesso agli enti competenti, i quali si esprimono entro 30 giorni, nei corsi dei quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione o di ratifica dell'atto di deliberazione, si tratta di società o ente a totale partecipazione pubblica del piano di realizzazione e valorizzazione, determina le destinazioni urbanistiche degli immobili. Dato atto che l'articolo 42,2 lettera 1 del TUEL prevede che l'organo consigliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative perdite, a parte concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio, o che ne costituiscono mera esecuzione, che comunque
o rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario e di altri funzionari, è stata attivata una procedura di ricognizione del patrimonio dell'ente sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, che ha portato a una predisposizione di un elenco di nuovi suscettibili di valorizzazione di ordini di dismissioni non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali in coerenza degli obiettivi politico-programmatici espressi dall'amministrazione, valorizzazione o dismissione del patrimonio immobiliare che permette di definire in materia maggiormente mirata il contenuto degli obiettivi da attuare. Rilevato che il piano allegato con l'elenco di immobili suscettibili di valorizzazione e dismissione da pubblicare mediante le forme previste a effetto dichiarativo della proprietà in assenza delle precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'articolo 2644 del Codice Civile, nonché gli effetti sostitutivi di iscrizione di beni in catastro, che i terreni fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentali all'ente, inseriti nel piano approvato, vengono collocati ove appartenenti a diverse categorie giuridiche nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, che la disciplina sulla valorizzazione delle utilizzazioni dei fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione prevista per lo Stato, essendo l'articolo 3 bis del decreto legge numero 351/2001, si estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato del precedente provvedimento, precisando che eventuali proposte di alienazione non inserite nel piano in quanto non richiesti di fine dovranno essere sottoposte singolarmente all'approvazione del Consiglio. Considerato che l'attuazione del programma di alienazione e valorizzazione immobiliare è affidata all'azione dell'ufficio patrimonio, l'attuazione del programma soggetto è altresì condizionata al permanere dei presupposti tecnici, economici e giuridico-amministrativi al momento sussistenti, anche in considerazione dell'eventuale evoluzione del quadro politico-programmatico, dell'intendimento di considerare in ogni caso l'alienazione del bene quale miglior strumento della valorizzazione dello stesso per l'utilità dell'ente, vista la deliberazione della giunta comunale chiamata in precedente la numero 119 del 16 giugno 2014, visto lo statuto comunale, il regolamento di contabilità, il decreto legislativo 267 del 2000 delibera di approvare l'allegato piano di alienazione e valorizzazione immobiliare allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da attuarsi secondo le modalità e alle condizioni in esso indicate. Di dare atto che la presente deliberazione non è necessaria e come indicato nel piano allegato A e atto modificativo della classe giuridica dei appartenenti dei beni immobili inseriti nel piano stesso e produce gli effetti di quell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 112/2008, convertito in legge 133/2008. E dare atto che la presente deliberazione, come necessario e come indicato nel piano allegato, costituisce effetto dichiarativo della proprietà in relazione agli immobili per i quali non risultano precedenti trascrizioni e produce agli effetti previsti dall'articolo 2640 del Codice Civile, nonché sostitutivo dell'iscrizione del bene in catasto. Poi di dichiarare con separata votazione la immediata eseguibilità. Grazie Presidente. Ci sono interventi? Non ci sono interventi? Sì. 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 No. Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Chi è favorevole a quanto letto e proposto dal consigliere Brogna? 7. Chi contrario? Nessuno. Chi si astiene? 1. Vediamo anche per Marmite e Civitinità. Chi è favorevole? 7. Contrario? Nessuno. Astenuti? 1. Adesso passiamo a un altro punto all'ordine del giorno. Esame di approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici e programma triennale anni 2014-16 in relazione al consigliere Parisi. Altro atto obbligatorio per l'approvazione del bilancio previsionale è quello dell'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici.
vado a leggere tutto diciamo, il deliberato perché c'è bisogno di rettificare per quanto riguarda le delibere di giunta, oppure possiamo fare soltanto la rettifica a queste delibere di giunta senza leggere tutto il dispositivo, perché qua ci stanno degli errori, dei miei errori di trascrizione sono tra i numeri delle delibere e quello che riguarda l'argomento. E allora sono gli errori. Magari evidenziamo soltanto gli errori e poi leggo il dispositivo. Deliberazione. Allora, dove dice la delibera, dove ho constatato che con le seguenti delibere di giunta comunale, numero 21 del 27/1/2014, avente per oggetto accelerazione della spesa economia fondi poro 2007-2013, delibera della giunta delibera giunta regionale giunta regionale Campania numero 496 del 22/11/2013, realizzazione di un centro servizi da abilitare a mensa, spazi espositivi ed uffici, con la sistemazione aperta al parcheggio delle zone limitrofe all'area FIP in località, qua bisogna rettificare, Prato, non Bagni come era scritto. Approvazione progetto preliminare. Allora, punto 2, numero 22 del 27/1/2014, avente per oggetto accelerazione della spesa, economia, fondi POR 2007-2013, delibera giunta regionale Campania numero 496 del 22/11/2013, qua dobbiamo modificare il Marchioni, quindi la 23 dovrebbe essere questa qua, la 23, eccola qua, la 22 dice, allora, lavori di urbanizzazione per l'ampliamento dell'area PIP località Macchioni, la numero 23 del 27/1/2014, avente per oggetto accelerazione della spesa economia fondi POR 2007-2013, delibera giunta regionale Campania numero 496 del 22/11/2013, e qua dobbiamo prendere la 23, scusa, la 23, dove dobbiamo realizzazione di un centro, qua viene rettificata, realizzazione di un centro servizi e spazio espositivo, sistemazione verde e parcheggio all'interno del PIP termale località Bagni oppure se vogliamo richiamare solo senza l'oggetto, quindi soltanto numero e data, e poi va bene? Che ha comportato la modifica, va bene, del programma triennale, questo qua ha comportato la modifica delle opere triennali, del programma triennale approvato con deliberazione della giunta comunale numero 5 del 7/1/2014, delibera, quindi facciamo solo il dispositivo di deliberazione, di approvare il programma di lavori pubblici per il triennio 2014-2015-2016 adottato con deliberazione di giunta comunale numero 5 del 7/1/2014, composto da numero 7 schede che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, così come, e qua bisogna ancora rettificare, integrato dalle delibere di giunta numero 21, 22 e 23 del 27/1/2014, di incaricare il responsabile dell'ufficio lavori pubblici per le incombenze relative alle procedure conseguenti, per l'espletamento delle quali assume, ai sensi del decreto ministeriale 96/2005, la figura e i compiti di responsabile del programma, di approvare contestualmente l'affissione all'albo pretorio della presente deliberazione. Quindi anche nel dispositivo ci dà... Sì, integrato. La delibera numero 5 è stata integrata dalle delibere 21-22. Va bene. Allora, è chiaro per tutti, cioè noi riportiamo l'oggetto, riportiamo soltanto il numero e la data delle delibere, senza riportare... Ci sono interventi in merito? Chi è favorevole a quanto proposto, letto e indicato dal consigliere Parisi? 7. Contrari? Nessuno. Astenuti? 1. Votiamo anche per una immediata eseguibilità. Chi è favorevole? 7.
Contrari? Nessuno. Astenuto? 1. Passiamo a un altro punto posto all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento tassa di soggiorno. Relazione del sindaco. Grazie Presidente. Il decreto legislativo 23 del 2011 per la prima volta ha introdotto una imposta locale, un'imposta che in effetti potevano e possono soltanto prevedere i comuni cosiddetti sono località turistiche. È una disciplina questa che sostanzialmente sempre nell'ambito del federalismo fiscale rappresenta una di quelle voci che il legislatore statale ha voluto in qualche maniera attribuire alla potestà degli enti e che quindi già nella verità dal 2011 il comune di Contursi Terme poteva, così come tante località turistiche, prevedere. Noi l'abbiamo fatto oggi, lo abbiamo fatto oggi innanzitutto perché, come dicevo proprio all'inizio nel corso del mio intervento a proposito dell'imposta TASI, IUC TASI, abbiamo voluto sostanzialmente mantenere inalterata la pressione fiscale a carico delle famiglie. Ovviamente questo ci ha comportato la necessità di mantenere i saldi di bilancio, perché è stata un'operazione davvero difficile, cioè quella di tagliare le spese inutili ma mantenere almeno le spese quelle necessarie per i livelli di assistenza sociale, i livelli di assistenza scolastica, i livelli di manutenzione delle strade, i livelli della spesa del personale, almeno per quanto riguarda questo esercizio del 2014 e parte del 2015, perché poi nel 2016 poi già ci sarà una drastica riduzione delle spese di personale che saranno ridotte all'incirca di 350.000 euro per effetto dei prepensionamenti dovuti alle eccedenze, che metterà in condizione, anzi già in effetti c'è stata la lettera di preavviso del collocamento in quiescenza di 13 dipendenti comunali. Ovviamente poi dovrà essere aperto un discorso anche per quanto riguarda la eventuale rideterminazione della dotazione organica e del fabbisogno del personale, che per la verità rispetto a cui già ci stiamo misurando in qualche maniera, verificando quali strumenti che la normativa conferisce agli enti locali possono essere utilizzati. Risale a venerdì scorso una dichiarazione del sottosegretario Del Rio che pare che anche sulle assunzioni degli enti locali voglia aprire una qualche possibilità in più per gli enti locali, a seguito anche della riunione che c'è stata in sede di conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali, per cui ci sarà probabilmente questa possibilità. Ma noi per la verità pensiamo che anche la partita dei contratti flessibili può essere sicuramente affrontata e credo che in parte, soprattutto per quanto riguarderà alcune parti della programmazione delle spese del fabbisogno del personale, ci sarà sicuramente anche un passaggio. Fatto sta che noi necessariamente, per far quadrare insomma il bilancio, perché di questo si è trattato, ed evitare che la pressione fiscale ricadesse con aumenti sensibili delle tariffe e delle aliquote sulle famiglie contursane, abbiamo preso in considerazione la possibilità di inserire questa tassa di soggiorno e abbiamo ritenuto ovviamente di approvarla, di adottarla e di prevederla. In sintesi dico questo: la legge di riferimento è ovviamente, come ho detto prima, il decreto legislativo 23 del 2011 che dava la possibilità appunto ai comuni con proprio regolamento e quindi previo approvazione del regolamento di istituire la tassa di soggiorno ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97, cioè nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive. Noi abbiamo fatto una riunione
ad hoc con tutti quanti i soggetti che gestiscono strutture ricettive. L'abbiamo fatta credo un paio di mesi fa, nel corso della quale insomma c'è stata una discussione, anche, devo dire la verità, rispetto anche a quello che pensavamo di trovare, abbastanza serena. Certo, insomma, anche gli operatori delle strutture ricettive non è che hanno chiesto loro di istituire questa tassa di soggiorno, però abbiamo, lo dico con grande sincerità, abbiamo posto loro di fronte alla scelta e abbiamo detto: se dovete scegliere voi, è meglio avere una TASI al 2,2 per mille o al 3 per mille, che andrebbe ad incidere ovviamente anche sulle vostre utenze, oppure quella di aumentare i costi della TARI, quindi del servizio, e con la conseguenza che andrebbe ad incidere notevolmente sulle utenze non domestiche, perché noi abbiamo sempre detto che le famiglie davvero doveva essere l'estrema razio, quindi in ogni caso avremmo fatto un intervento innanzitutto sulle utenze non domestiche, su quelle produttive, oppure ecco la possibilità di prevedere in via sperimentale, ecco, la possibilità di una imposta di soggiorno e verificare come risponde il mercato, tanto più che ormai il turista, quello che è abituato, ed è capitato a tutti magari di trovarsi in qualche località di soggiorno balneare, marina, ormai è un fatto, come dire, quasi scontato, cioè dappertutto si va. Non è che dobbiamo andare necessariamente a Capri o a Amalfi o a Positano, veramente in qualsiasi località, pure del Cilento, per non parlare delle località fuori regione, ci capita e ci è capitato a tutti di pagare almeno un euro e 50 o addirittura 2 euro. Per cui ci fu una sorta di assenso da questo punto di vista, decidemmo insieme di cominciare a partire a sperimentare questa tassa di soggiorno, dicemmo di limitarla al minimo, per cui il legislatore dice che può arrivare massimo a 5 euro, noi abbiamo voluto con questo regolamento fissarla a un euro per tutte quante le attività ricettive, certo si poteva indubbiamente diversificare, abbiamo messo soltanto a 2 euro per gli alberghi, motel e residence turistico, alberghieri a 5 stelle che poi noi abbiamo sul nostro territorio, abbiamo calibrato le entrate di un euro a pernottamento, quindi diciamo così che la situazione oggettiva è il pernottamento che ci deve essere, l'abbiamo calibrata agli interventi che ci sono, che sono praticamente rinvenibili nei dati FT dei pernottamenti, che sono circa 35.000 pernottamenti all'anno, noi ci auguriamo che possano essere raddoppiati, per cui abbiamo calibrato l'entrata in bilancio a 35.000 euro e così come ci dice la legge, così come prevede il regolamento, l'abbiamo destinata per quelle finalità per cui ovviamente deve essere destinata, quindi non può essere genericamente rappresentare, non può rappresentare un introito to pur per l'ente, ma deve essere anche finalizzata, e quindi nel bilancio si trova praticamente il riferimento a, se non sbaglio, spese di manutenzione e di cura del verde pubblico, dell'arredo e della viabilità e della sicurezza delle zone precipuamente termali. Difatti noi abbiamo ottenuto proprio una settimana fa l'assenso da parte del settore di abilità della provincia, che ci ha dato l'autorizzazione di poter effettuare dei lavori di manutenzione, pulizia dei rifiuti e di sfalciamento anche per quanto riguarda i marciapiedi che lambiscono, diciamo così, la strada provinciale 429, che però riguarda i due poli termali, quindi giù alle terme del polo delle acque calde, diciamo così, e alla zona di Ponte Befile, ed era la cosa che un po' i termalisti ci chiedevano, voi dicevano: inserite anche questa tassa di soggiorno, però dateci qualche segnale in più per quanto riguarda la presenza per le pulizie, per lo sfalciamento e per diciamo così, una manutenzione un po' più lunga, posto che peraltro quei lavori ancora non sono terminati, quindi il cantiere non è chiuso, non è completato e non è stato consegnato neanche alla provincia, tuttavia noi insomma gli interventi li facciamo da questo punto di vista. Volendo sintetizzare,
se il Consiglio e il Presidente mi esentano dalla lettura integrale di tutti quanti gli articoli che sono stati posti all'attenzione e alla cognizione di ogni singolo consigliere, le cose più importanti, ecco, possono essere questi. Allora, la definizione di struttura ricettiva sono le strutture alberghiere, le strutture extra alberghiere, purché ovviamente sono abilitate al pernottamento del soggetto, e strutture ricettive all'aperto, che in questo momento non ne abbiamo, ma possono essere per esempio, immagino, ai camping, ai villaggi oppure ai parcheggi per camperisti. Il soggetto passivo è colui che pernotta nelle strutture, tuttavia ci sono delle esenzioni e sono esentati, lo dice l'articolo 8 esplicitamente, dal pagamento dell'imposto di soggiorno gli iscritti all'anagrafe dei residenti del comune di Contursi Terme, quindi che non pagano, i soggetti che alla data di inizio del pernottamento non hanno compiuto 12 anni, il personale ovviamente dipendente della struttura ricettiva che svolge l'attività lavorativa e i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario. Come avviene il pagamento dell'imposta? Tutte le strutture ricettive, non appena noi avremo approvato questo regolamento e quindi avremo incaricato il responsabile del servizio di procedere per tutti gli atti conseguenziali di natura gestionale, saranno dotati di un bollettario, quindi di timbrato con numerato, quindi con numeri progressivi da parte del comune, e riscuoteranno per conto del comune, quindi saranno una sorta di agente contabile, tutti quanti le imposte di soggiorno, imposta di soggiorno che sarà ovviamente ogni periodicamente, quindi con scadenza 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio, versate trimestralmente al comune attraverso bollettino postale o bonifico bancario. Avremo noi come comune ovviamente dei poteri istruttori di accertamento e ci saranno ovviamente delle sanzioni sia nei confronti dei soggetti trovare delle strutture ricettive che non verseranno l'imposta e sia a coloro i quali sia nelle ipotesi in cui non sarà fatto proprio pagare, cioè possono essere effettuati dei controlli anche a sorpresa presso le strutture, si va a verificare il foglio, il registro di carico dei soggetti, che peraltro come ben sappiamo tutti quanti è una cosa che difficilmente può essere elusa, visto che nella registrazione ci sono altre incombenze, quelle di natura, diciamo così, di ordine pubblico, oltre che per i dati che sono richiesti dall'ente provinciale del turismo, e ci sono delle sanzioni che possono essere elevate ai sensi della legge 689 del 1981, che va da 25 euro a 500 euro. Ovviamente, essendo un'imposta, l'eventuale contenzioso è di competenza della giurisdizione della Commissione Tributaria, e quindi ripeto, l'allegato imposta di soggiorno, lo voglio ricordare a tutti quanti che poi è il dato un po' più importante. Allora, per strutture ricettive alberghiere parliamo di alberghi, motel, residence, turistico alberghieri, sia una, sia due, che a tre stelle, che pagano un euro. Così come pure ovviamente gli alberghi, i motel e i residence turistico alberghieri pure a 4 stelle, che vogliamo far pagare anche questo primo anno un euro, quelli invece a 5 stelle che pagano 2 euro ma in questo momento non ce ne sono, e poi le strutture extra alberghiere, affittacamere, case per vacanze, case per ferie un euro, attività ricettive, residenze rurali e alberghi diffusi pure un euro, rifugi di montagna, eventuali case religiose, poi dipende ovviamente dalla tabella merceologica con cui vengono registrati queste strutture alberghiere, ostelli per la gioventù, bed and breakfast e agriturismo pure un euro, e campeggi e villaggi turistici a un euro anch'essi. Partiamo anche in questo caso, essendo un'imposta di nuova istituzione in via sperimentale, vediamo un pochettino
come andiamo, anzi dobbiamo partire anche in fretta, vediamo insomma, se già da agosto, che è il periodo di grande affluenza, perché se non poi con le entrate non ci troviamo, perché abbiamo ovviamente calcolato 35.000 euro in entrate, insomma, che ci auguriamo che riusciremo agevolmente a fare, a conseguire questa entrata tributaria, e poi verifichiamo pure gli altri anni come vanno per poterla rimodulare di conseguenza. È giusto che io vi dica e porti a conoscenza di questo consesso, e che noi ci siamo anche impegnati da un punto di vista politico nei confronti dei responsabili delle strutture che parteciparono a quella riunione, anche ai termalisti, non per il 2014, che ovviamente è un anno in cui abbiamo i problemi di far quadrare il bilancio e abbiamo il piano di riequilibrio, ma già dal 2015 o addirittura dal 2016 di andare a rivedere un poco la situazione che riguarda il vicino, che attiene alla Tari e soprattutto anche alla Tasi, ma soprattutto alla Tari, per quanto riguarda un poco l'articolazione e la rimodulazione relativamente alle aree scoperte oppure a quelle attività ricettive che durante tutto l'anno sono chiuse e sono aperte soltanto in sede. Se è qualcosa che ci chiesero nel corso di quella riunione, per cui credo che sarà presa in considerazione dall'amministrazione e sottoposto ovviamente all'esame e all'approvazione delle forme e delle misure dovute al Consiglio Comunale a tempo debito, sicuramente il 2014 no, ma il 2015 e sicuramente il 2016 sì. Grazie. Consigliere Fornenza, chiesto di intervenire. Appunto questo leader, diciamo, per quanto riguarda giungere all'istituzione di questa tassa da parte, perché saluto ben parte, quindi sentire le interviste, però visto che si trattava di un argomento di competenza del Consiglio Comunale, quindi la decisione del Consiglio Comunale, sarebbe stato molto opportuno che a quell'incontro fosse stato presente anche l'ambulanza, anche solo dalla campo, senza che si dà l'intervento, ma anche per riuscire a sentire e poter oggi meglio motivare il voto favorevole o contrario per l'estensione che sia, perché sono loro i soggetti direttamente interessanti, sono loro che hanno un po' sulla situazione turistica, quindi, vista dall'esterno per me può significare niente, non è un obiettivo, perché magari il termalista o l'operatore turistico lo potrà gestire nell'ambito del suo budget, quindi farlo rientrare per attuare il prezzo e poi mettere in più, però sono tutte valutazioni che può fare l'operatore che vive quotidianamente quel settore. Quindi, venire oggi qua a stabilire se questa tassa andrà o meno a incidere sulla funzionalità, sulla ricettura, sul numero di utenti che si sono presenti, non è facile interpretare la parte. Quindi l'appunto che faccio è questo, quindi mi stengo anche da questa situazione considerando il problema del bilancio, ripeto, come fu fatto per quanto riguarda quell'altro argomento di importanza collettiva che rappresenta la cittadinanza onoraria. Aver potuto partecipare a un incontro di diretti interessati sicuramente avrebbe posto in condizioni diverse, però per me per esempio, ma per tutta la minoranza, trattare questo argomento. E quindi Presidente, proporrei per quanto riguarda il deliberato di fare riferimento, signor Segretario, alla normativa contenuta nel decreto legislativo 2011 numero 23 del 14/3/2011, alla normativa contenuta nell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 numero 436, poi facciamo riferimento, un altro passaggio in premessa, alla riunione che si è tenuta con le non erano associazioni, erano proprio gli operatori, e credo che siamo in grado anche di richiamare il numero di protocollo della lettera di convocazione che è agli atti d'ufficio, e poi ovviamente ecco, io metterei un altro passaggio importante che va a connotare la scelta politica dell'amministrazione in proposito, che vorrei dettare in maniera integrale, quindi dopo i richiami questi qua, diciamo così, asettici, no? Alla normativa e alla riunione, poi si ritiene anche insomma l'intervento del consigliere lo può formalizzare, io poi ritenuto che l'amministrazione comunale
virgola, per evitare di gravare sulle famiglie concursane con un aumento rispetto ai minimi di legge delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali e dell'avviso di inserire l'imposta di soggiorno che, virgola, viceversa, virgola, graverà, virgola, benché in misura minima e molto ridotta, sui turisti che intendono soggiornare sul territorio comunale e poi un altro passaggio ritenuto che l'amministrazione comunale per evitare di gravare sulle famiglie concursali con un aumento rispetto ai minimi di legge delle aliquote delle tariffe dei tributi comunali e dell'avviso di inserire l'imposta di soggiorno che viceversa graverà benché in misura minima e molto ridotta sui turisti che intendono soggiornare sul territorio comunale. Poi ci mettiamo un altro capoverso, ritenuto che, virgola, così come emerso nel corso della citata riunione con gli operatori delle strutture ricettive, gli introiti conseguenti all'imposta di soggiorno possono essere ragionevolmente destinati agli interventi di manutenzione ambientale, manutenzione della viabilità e dell'arredo urbano, nonché per eventi promozionali del turismo e del territorio più in generale. E poi nella parte dispositiva segretaria, quindi di approvare, quindi punto 1, di
istituire, credo che vada prima istituita, di istituire l'imposta di soggiorno sul territorio comunale. Secondo, le modalità, anzi secondo i presupposti, le modalità e i termini previsti dal relativo regolamento che viene approvato così come da allegato, da allegato schema, da allegato, insomma, nel senso che poi il segretario e il presidente quando faranno la verbalizzazione. E poi un altro punto di dare incarico al responsabile dell'ufficio del Bufi per le sue competenze e precipuamente, perché trattandosi di attività produttive, credo che la competenza in questo caso sia soprattutto del responsabile del servizio amministrativo contabile, che è responsabile peraltro in materia di gestione delle attività produttive. Quindi io veramente sottopongo al Consiglio, per quanto di sua competenza, ma anche per le funzioni del, e precipuamente al responsabile del servizio amministrativo contabile, per tutti gli adempimenti conseguenziali di natura gestionale richiamati, anche se proprio li alleghiamo, anche nella parte premessa, se lo richiamiamo il parere favorevole del televisore dei conti, richiamando ovviamente il numero di protocollo di acquisizione. Interventi, passiamo alla votazione. Prima di andare in votazione volevo pensare che già hanno fatto sia il consigliere Roni e anche il sindaco, non ascoltato. Volevo ringraziare il revisore dei conti per quanto ha fatto in questi giorni, per tutto l'operato che ha preso nel periodo di amministrazione. Allora, chi è favorevole a quanto letto? E mandato anche dal sindaco. 7 contrari, nessuno, astiene, 1. Votiamo anche per la immediata eseguibilità, che è favorevole. 7 contrari, nessuno, chi si astiene, soltanto 1. Passiamo
Ad altro punto posto all'ordine del giorno, esame di approvazione bilancio di previsione anno 2014, del bilancio pluriennale 2014-2016 e relazione previsionale e programmata del 2014-2016 in relazione al vice sindaco di Ora. Grazie Presidente. Innanzitutto mi volevo scusare per il ritardo portato sul primo punto con tutti. Allora, per quanto riguarda il bilancio di previsione, abbiamo agli atti tutti i prospetti, così come preparati dagli uffici contabili. Abbiamo il parere favorevole del revisore Deco, che è stato un progetto di bilancio anche questo complesso, articolato, diciamo anche soffetto, Presidente, sudato da parte degli uffici. Tuttavia alla fine sono stati rispettati tutti gli equilibri, quello generale, quelli di parte corrente e di parte in investimenti. È stato sofferto perché, come diceva anche il sindaco prima, si è cercato in tutti i modi di non toccare, quindi non portare in aumento le tasse, i tributi, le imposte comunali, quindi sono state lasciate invariate. Tuttavia è stato veramente difficile, poiché rispetto all'anno passato ci sono state circa oltre 700 mila euro in meno di entrate. E solo in maniera esemplificativa volevo indicarvi il taglio sul fondo sperimentale pari a 200 mila euro da parte dello Stato, la compensazione minore gettito IVA ridotta di 122 mila euro, e in più siamo stati costretti da norme statali a prevedere per la prima volta in un bilancio del Comune di Condursi il fondo svalutazione crediti pari a 61.463 euro. Quindi, come ben si evince, è veramente difficile equilibrare quando lo Stato ti taglia in maniera lineare più di 300.000 euro. Indico soltanto dei dati, quelli più importanti delle spese per quanto riguarda il bilancio di previsione 2014. Abbiamo spese per il personale di 1.168.000 euro, abbiamo le imposte e tasse che l'ente paga all'erario per 562.000 euro, abbiamo, come dicevo prima, un fondo di svalutazione crediti di 61.463 euro, abbiamo il fondo di riserva per 13.200 euro, anche qui viene rispettato quello che è il parametro, il fondo di riserva che sta all'interno dello 0,30% e il 2% delle spese correnti. E soprattutto abbiamo gli interessi passivi su mutui pari a 300.000 euro, anche questi ben coperti dalle entrate che gli uffici ci hanno proposto e che stamattina noi andiamo ad approvare insieme all'intero bilancio. Le spese correnti totali ammontano infine a 4.340.000 euro. Presidente, passo a leggere la proposta di deliberazione così come avanzata dal responsabile del servizio amministrativo e contabile. Visti gli articoli 162, 164, 165, 166, 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, i quali dispongono che i comuni, le province e le comunità montane deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziaria redatto in termini di competenza per l'anno successivo osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, e che il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale triennale 2014-2016. Visti gli articoli 151,1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza Stato, Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze. Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2014 è stato prorogato al 30 settembre 2014 dai DM 13 febbraio 2014, 29 aprile 2014 e in ultimo 18 luglio 2014. Dato atto che inoltre l'esercizio finanziario 2013, come si evince dalla deliberazione di Consiglio Comunale numero 8 del 3 maggio 2014, si è concluso con un disavanzo di amministrazione pari a 1.054.229.36 euro,
considerato che l'articolo 188 del decreto legislativo 267/2000 dispone che l'eventuale disavanzo di amministrazione accertati ai sensi dell'articolo 186 è applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui l'articolo 193, rilevato che lo stesso articolo 188 del TUEL sovracitato nel disporre del disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186 deve essere applicato al bilancio di previsione, individuo nell'articolo 193 del decreto legislativo 37/2000 la somma, la norma che disciplina le modalità e i termini per effettuare tale operazione. Verificato che al bilancio di previsione 2014 è stata applicata la somma di 1.320.516.58 centesimi di euro attraverso l'alienazione di beni immobili disponibili dell'ente comunale, mentre la restante è stata applicata al bilancio dell'anno 2015, sempre con alienazione di beni immobili. Risalta che l'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 impone agli enti locali di rispettare il pareggio finanziario e tutti gli equilibri per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, visto il comma 3 del citato articolo 193 che prevede di poter utilizzare per l'anno in corso e per i due successivi onde di destinare il pareggio degli equilibri di cui l'articolo 2, di cui al comma 2 dello stesso articolo, tutte le entrate e le disponibilità, escluse quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili, dato il preso atto che con deliberazione numero 59 del 17 dicembre 2012, numero 21 del 22 luglio 2013, è stato approvato il piano finanziario pluriennale di equilibrio sensi del PL 35/2013, che è stato approvato con deliberazione della Corte dei Conti nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2014, richiamata la propria deliberazione adottata nella medesima seduta con la quale si è proprio ad approvare piano annuale 2014 e il programma triennale delle opere pubbliche relativo al triennio 2014-2016, richiamata la propria deliberazione adottata nella medesima seduta, con la quale si è provveduto alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati destinati alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, numero 167, 22 ottobre 1971, numero 865, 5 agosto 78, numero 457, richiamata la propria deliberazione adottata nella medesima seduta della quale si è provveduto ad approvare il piano generale 2014-2016 di razionalizzazione delle spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 2, commi 594 e seguenti della legge 244-2007, richiamata la propria deliberazione adottata nella medesima seduta con la quale si è provveduto ad approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi dell'articolo 58 della legge 133-6 agosto 2008, richiamate le deliberazioni di Consiglio Comunale numero 33 del 17 settembre 2012 con la quale è stata stabilita la tariffa relativa al servizio di trasporto scolastico e la deliberazione di Consiglio numero 52 del 1 ottobre 2011 con la quale sono state stabilite le quote di compartecipazione alla tariffa relativa al servizio di refezione scolastica, richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale 39 del 19 settembre 2012 con la quale sono state approvate le aliquote per l'applicazione dell'IMU, richiamata la deliberazione di Giunta Comunale 211 del 15 novembre 2013 concernente la destinazione delle somme derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 208 del decreto legislativo numero 285-92, richiamata la deliberazione di Giunta Comunale numero 118 del 16 giugno 2014 concernente la misura percentuale dei costi complessivi dei servizi pubblici a domanda individuale che viene finanziata da tariffe, contribuzioni di entrate specificamente destinate, richiamata la propria deliberazione adottata nella medesima seduta con la quale si è provveduto dall'approvazione del regolamento della disciplina del tributo IUC componente TARI anno 2014, richiamata la propria deliberazione adottata nella medesima seduta con la quale si è provveduto dall'approvazione del regolamento della disciplina del tributo IUC componente TASI anno 2014, visto l'articolo 1,169 della legge 296/2006 legge finanziaria anno 2007, il quale stabilisce che gli enti locali delibera le tariffe e le articoli relative ai tributi di loro competenze entro la stessa data fissata da norme statali e per la deliberazione di bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. Caso non mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe relative si intendono prorogate di anno in anno. Notato quindi che si intendono prorogate per l'anno 2014 le tariffe e le articoli non modificate nel termine stabilito per l'azione del bilancio, visto l'articolo 179 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, visto l'articolo 174 comma 1 del decreto legislativo
l'articolo 47 del Regolamento, il quale stabilisce che lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione decennale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consigliare unitamente da livelli legali e alla relazione dell'organo di previsione. Visto l'articolo 11 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 25 del 24 novembre 2009, letto il DPR 31 gennaio 96 numero 194, il quale è stato emanato il regolamento di approvazione dei modelli di cui l'articolo 160,1 del decreto legislativo 267/2000, visto lo schema di bilancio annuale di previsione predisposta per l'anno 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, la relazione decennale programmatica 2014-2016, adottati con deliberazione di Giunta Comunale numero 124 del 17 giugno 2014, acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile servizio amministrativo contabile sulla presente deliberazione e sugli schemi di atti contabili ai quali la stessa si riferisce, in conformità all'articolo 49 del decreto legislativo 267/2000, dal responsabile del servizio amministrativo contabile, dottore Cristoforo Pasquale, acquisito il parere favorevole del revisore 1 dei conti, il Consiglio, questa è la proposta, delibera di approvare, ai sensi dell'articolo 151 e 162 del decreto legislativo numero 267/2000, il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014-2016, la relazione previsionale programmatica 2014-2016, le cui risultanze sono riportate nei quadri generali riassuntivi che si allegano per formare parte integrante e sostanziale a presente deliberato. Punto 2, di trasmettere la presente deliberazione esecutiva ai sensi di legge al tesoriere comunale, ai sensi dell'articolo 217,1 del decreto legislativo numero 267/2000 e successive modifiche e integrazioni. E se il Presidente rientra insieme agli altri consiglieri, chiediamo anche immediata eseguibilità. Segretario. Io volevo essere precisato una cosa. Consigliere assenti, Presidente, Sindaco, siamo alla votazione, consigliere Briscione. Non siamo in votazione, ci sono gli interventi. Assenteista di fama mondiale. Ci sono gli interventi a farsi. Mai presente all'approvazione dei bilanci. Chi? Questa volta abbiamo il piacere di averti presente e chiediamo il tuo voto favorevole. Presidente, allora siamo alla votazione. Oltre a quanto letto nel deliberato nel dispositivo, chiediamo anche ai presenti immediata eseguibilità. Ci sono vista l'importanza di porre in essere tutti gli atti conseguenziali, soprattutto al riequilibrio. Ci sono interventi in merito? Sì, io ci ma mi sembra che sono la... Io sono curioso di sapere che cosa è però volevo capire al di là di quest'anno che sei cantato per una legge ci sale, non lo so. La novità che abbiamo fatto? Ma è enigmatico il vice sindaco, sono se volete io leggo tutto, però. No, quella che... novità è che c'era quest'anno che non è mai stata fatta. No, visto che c'era. La svalutazione. L'abbiamo indicato, l'ho letto. Io voglio capire che cos'è. Voi te la spiego io. Consigliere Bronchi, ti dà la parola. L'assessore Briscione. Sì, funziona. Ci tenevo a che funzionasse. Okay. Però... Sì. Angelo, puoi passare un genere presidente? No, mi sembra. Ecco, sì, dicevo, cioè, il vice sindaco è su di gire dopo l'approvazione. Dopo il lavoro eseguito sul bilancio, è vero che è facile pensare di disertarlo nel momento in cui il suo operato diventa così, così incidente. Comunque, a prescindere dagli scherzi reciproci, il bilancio che approviamo è davvero un passo significativo da sottolineare per come arriviamo a definire la conferma di determinate tariffe, per come consentiamo che rientri in questo discorso un nuovo piano delle opere pubbliche di ampio respiro, rispetto al quale davvero contiamo nei prossimi due anni magari di aggiungere qualche nota positivissima all'operato quinquennale della nostra amministrazione comunale.
i complimenti a tutti i funzionari che hanno lavorato sulla redazione del bilancio, al ragioniere Giovine e Angelo Mazzeo, a Lino Cristofaro chiaramente e al revisore dei conti. Ritengo davvero che questo possa essere, sicuramente lo sottolineerà ancora più il sindaco, io per dovere di sintesi mi fermo qui. Ritengo però sia forse, nonostante tutto quanto affrontato nel corso dei primi due anni rispetto all'enorme quantità di debiti, insomma, ripianata con l'intervento predisposto dall'amministrazione, seguito dall'amministrazione, io ritengo che questo possa essere la prima chicca per un po' tutto quanto attiene alle ripercussioni di quell'intervento di ripianamento dei debiti, senza obiettivamente incidere per un solo euro in aggiunta su i cittadini contusi termini. Ritornando con la mente a tre anni fa, se uno minimamente avesse pensato di poter fare un discorso del genere a distanza di tre anni, sarebbe stato considerato pazzo da chiunque lo avesse ascoltato. Farlo in questo modo, con l'attenzione certosina a ricavare qualsiasi spazio aggiuntivo di spesa, tagliarlo, ammodularlo in maniera tale che il tutto possa reggersi e si possa in ogni caso continuare a fare piccole opere significative per mantenere e ampliare il decoro di questa cittadina, io ritengo sia uno sforzo enorme fatto, e davvero mi complimento con noi tutti d'accordo, ma con chi in particolare ha lavorato a questo. Rispetto a questa cosa, volevo sottolineare la partenza di un altro importante progetto, ritagliato sempre sul bilancio corrente. Ebbene, qualche mese fa noi ci eravamo impegnati, dopo le mille prove effettuate nel corso di questi tre anni, a trovare uno spazio di attenzione maggiore per gli interventi di pulizia, di sfalcio delle erbe, in ogni caso di cura del paese, cosa che abbiamo tentato di fare in precedenza con l'utilizzo di una spazzatrice, con chiaramente ordini di servizio un po' più stringenti dei dipendenti comunali, cosa che obiettivamente, dobbiamo ammetterlo, è sempre stata abbastanza lacunosa per l'impossibilità di schierare un numero di persone tali sul servizio che potesse riuscire a badare all'intero paese e al decoro dello stesso. Ebbene, con i fondi, i corrispettivi della raccolta differenziata, parte di questi sono stati destinati ad un progetto effettuato con le associazioni. C'è stato un avviso pubblico al quale hanno partecipato quattro associazioni riunite in un partenariato per attività di rigenerazione degli spazi pubblici, e il nostro impegno in questo senso, preso a suo tempo e spero su questo progetto mantenuto alla grande, per riuscire finalmente a garantire un decoro maggiore e maggiore continuità agli spazi principali, insomma centrali del nostro comune, alle zone termali come precedentemente anticipava il sindaco, e anche l'attenzione ad un'attività di sensibilizzazione che immagino debba portare ognuno di noi ad essere attentissimi a qualsiasi azione possa compromettere il decoro del paese stesso, cioè, come dire, siamo noi responsabili di tutto ciò che facciamo, non è il comune semplicemente il destinatario del dovere di assicurare i servizi ai cittadini. Grazie ancora e complimenti a chi ha lavorato sul bilancio. Il sindaco ha chiesto di intervenire. Giusto per chiosare la relazione tecnica dell'assessore delegato, ed anche rispetto alle parole che già espresso l'assessore Briscione. Davvero questo è forse il primo in assoluto bilancio di previsione che questa amministrazione, come dire, approva in condizioni di quasi normalità. Gli altri anni precedenti ovviamente abbiamo subito nell'approvare il bilancio di previsione
tutta la questione che ci siamo portati dietro, quindi per risanare, per mettere in ordine i conti rispetto alla passata amministrazione, quindi che comunque riguardava le precedenti annualità, i precedenti esercizi. Incominciamo davvero a vedere, ecco, la luce in fondo al tunnel. Questo bilancio ovviamente ha tenuto conto di un dato importante e fondamentale, che è il piano di riequilibrio che abbiamo dovuto approvare ai sensi dell'articolo 243, così come emendato dal decreto legge del 267, dal decreto legge 174, per cui è chiaro che non è un bilancio che noi avremmo voluto approvare e adottare, è un bilancio che siamo stati costretti ad approvare e adottare proprio in virtù di quanto la Corte dei Conti ci ha detto di dover fare. Ecco perché è stato emendato successivamente all'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio, e nonostante questo devo dire presenta dei punti fondamentali e degli spunti che ci fanno dire, ci fanno propendere verso la rinascita, verso la crescita, e questo lo dico sotto un aspetto ovviamente più propriamente politico, e quindi davvero siamo molto contenti oggi di approvare un bilancio del genere. Certo che poteva essere fatto meglio e di più, ma che siamo stati costretti a dover in qualche maniera approvare così com'è per le situazioni e per le vicende che ho appena denunciato. Grazie. Ci sono altri interventi? Il consigliere Forlenza, Onofio. Prima non fa mancanza, giusto alcuni punti che sono stati fatti, volevo chiedere di non mettere il culo del controllo la Brescia, appena adesso parlando più probabilmente della negoziazione di inizio, dove nel bilancio anche della descrizione del capitolo va di livello di questo importo costato comunicato, diciamo, al mondo dello sviluppo. Il 25% deve essere destinato al capitolo 16 della spesa, il 25% al capitolo 91 e il 50% alla spesa ambientale. Andando a prendere voi il capitolo della spesa, nel capitolo 16 dovrebbe corrispondere al 25%, però non importa pari 60 milioni, mentre nel capitolo 8491, che fa riferimento a spese in conto capitale, un importo di 30 mila euro anziché il 25% dovrebbe essere del 25%. Quindi in questo è una mera somma, per capire quali sono le implicazioni di questa spesa. Poi una cosa, la spesa del personale, visto che comunque porta un aumento rispetto al 2013, nonostante ci sono stati come si giustifica questo momento rispetto al numero legge avendo un personale individuato? Allora, dei 16 anni al quale abbiamo quantomeno rinunciato giustamente, il giorno scorso è stato postato il capitolo relativo a cosa da fare sul comune del mondo di quale quest'anno, questo comune è stato visto questo video, giustamente ci stiamo a quindi non c'è altro tempo per ricordare, però volevo vedere queste somme, che cosa ci sta destinando, ci sono le giudici di capire che cosa, perché cosa vengono utilizzate. E un'ultima cosa per quanto riguarda un accertamento di lavoro, se non ho letto bene, mi sembra un cifra un po' importante. Vogliamo capire che cosa giustifica questa per quello che riguarda una cosa, un problema con la discussione dei fisici, cioè ci sono le domande che sono per capire qual è l'andamento per quanto riguarda i quando si sta lavorando in cassa vicina, per quanto tutti gli anni, quindi quasi con le voci di entrare e raggiungere non avere la certezza di questo. Sì.
Assessore Viola. Quanto riguarda €962.000 delle entrate, poi sono la parte più importante che va a coprire l'equilibrio, le spese correnti, come diceva il consigliere Onofrio, sono di un ammontare pari a €962.000, divisi in due grossi trappole. €200.000 riguardano accertamenti relativamente ad anni passati sulle utenze domestiche, mentre invece i €762.000 riguardano invece accertamenti su insediamenti produttivi, accertamenti mai fatti da parte di questo comune, e così come tutti quanti gli altri comuni limitrofi, e hanno iniziato a verificare con presupposti normativi il dovere, anche se degli insediamenti produttivi, di sottostare ai vari tributi comunali. Anche qui abbiamo rilevato dagli accertamenti d'ufficio una somma pari a €760.000, quindi non riguarda le utenze domestiche, ma soltanto gli insediamenti d'ufficio. Quanto riguarda invece la... alla RIMU, alla TARSU, i soldi noti. Per quanto riguarda invece i fitti, devo dire che gli uffici si sono adoperati sin dall'inizio, e tra la cifra che diceva prima il consigliere Forenza, sono €150.000, sono quali i fitti in entrata, rientrano i €40.000 più euro del Monte Paschi di Siena, i €16.000 della caserma dei Carabinieri, che vengono riscossi puntualmente, e soprattutto l'accordo veramente importante per l'ente con la provincia di Salerno per quanto riguarda le scuole che sono nelle strutture comunali, tipo Val del Tiro, e se non sbaglio sono tra i 64 e i €70.000. Io non so con precisione quanto è stato incassato, manualmente questa è la cifra, tra i 65 e i €70.000 rispetto a zero, rispetto a quelle che c'è stato un accordo siglato in provincia, quindi poi diciamo, perfezionato con gli altri amministratori. E poi sono i piccoli fitti delle abitazioni, delle altre strutture, e devo dire che tutti quanti, posso affermare, almeno al 99% vengono riscossi in cassa. Purtroppo con l'ASL veramente nulla di scritto, soltanto una, c'era una libera, sì, una libera, sì, una delibera comune, però da parte dell'ASL non abbiamo trovato nulla. Tuttavia per l'ASL e per altri abbiamo chiesto l'ufficio, hanno dato incarico ai legali della risoluzione per quanto riguarda la risoluzione. Sulle spese del personale, sì, sembrerebbe che ci sia un aumento, invece è dovuto al fatto che abbiamo inserito totalmente la spesa per il segretario comunale, però tra le entrate si evince una posta pari al 50%, a 50.000 arriva al 50% della spesa del segretario, quindi bisogna completare la spesa di pari del personale. Forse hanno accorpato, credo che la spesa del personale è precisa al centesimo, magari somme che erano in capitoli diversi e quindi le hanno riportate tutte sull'intervento del servizio, la riduzione c'è più dei pensionati, solo e soltanto. Sì, pensionamenti e alla riduzione delle indennità di posizione organizzativa, quindi riduzione del risultato, la spesa, la riduzione, perché secondo me hanno scorporato alcune spese che avevano messo diversamente. E poi devi sommare anche la spesa per l'anno, che sono €560.000, quindi la spesa del personale è intorno a €1.700.000, è solo quella. Sulle entrate, per proventi da concessioni edilizie,
sono pari a 90.000 euro. Gli uffici hanno determinato 60.000 euro e 30.000 euro, rispettando quello che è il requisito minimo per quanto riguarda il 25% sulle spese correnti, quindi sulle spese di manutenzione del patrimonio, e quindi anziché 22.500 che è il minimo, hanno inserito 30.000 euro, rimanendo le 60.000 euro. Rispettando il minimo previsto di 75 per opere di manutenzione. Non 50 sulla spesa. Ed è stato rispettato. No, perché sulla spesa con la si non si ma quello è bene. Sì, sì. Secondo la spesa con la massimo. No, è un'eccezione. No, no, minimo 25%. Allora, prima era così. L'eccezione è quella per le spese correnti. Si vuole evitare che oneri concessori vengano poi devoluti. Ci siamo per 75% anche la spesa manutenzione. Io posso io la ricordo. Allora, il favore del legislatore di vari anni, negli ultimi 10 anni, qual è stato? Vista la difficoltà degli enti, le spese correnti, ha permesso mano a mano, aumentando la percentuale, di utilizzare anziché solo per manutenzione straordinaria del patrimonio, sulle spese di investimento, una quota parte sulle spese correnti, aumentando mano a mano dal 25 al 50, portandolo al 75%. L'importante è non andare sotto al minimo. Il minimo previsto era il 25%. Gli uffici hanno stabilito una quota superiore, che credo sia il 30%. Sì, 30.000, quindi un poco superiore addirittura anche al 30%. Quindi rispettando quella che è la quota minima. L'importante è non andare al di sotto del 25%. Non ricordo se c'erano altre cose in corso. Grazie Presidente. Ci sono altri interventi? Consigliere Marizio. Non mi intendo intervenire. Ho avuto un'elucidazione dal consigliere Prodi che è venuto da me ti ha a dare delle spiegazioni personali. Vabbè, se non ci sono interventi passiamo alla votazione, giusto? Chi è favorevole a quanto letto e proposto dal vice sindaco Viola? 7. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 1. Votiamo anche per la limite delle responsabilità. Chi è favorevole? 7. Chi si astiene? 1. Contrario? Nessuno. Allora, passiamo a un altro punto all'ordine del giorno. Riconoscimento del debito fuori bilancio del rete giudico ditta di Cuoci Salerno, relazione all'assessore Formosa. Buongiorno a tutti, trattasi di un riconoscimento del debito fuori bilancio relativo a un debito ingiuntivo del 2010 della ditta di Cuoci Salerno nei confronti del comune di Contursi. È un atto non rinvenuto alle verifiche dell'ispezione del piano di edilizia. A seguito di ciò il responsabile di area, questo di Cristoforo, ha stilato una relazione che vado a leggere. Certo, tanto se il riconoscimento dei bilanci di Cuoci Salerno per SDR Comune di Contursi la presente quale relazione allegata a proposta di orientazione consigliare di riconoscimento della legittimità del debito di fuori bilancio originato dalla vertenza immaginaria in oggetto di cui in seguito si precisano le vicende alla seguito della documentazione venuta parte presso gli uffici si rappresenta pertanto quanto segue. Il giudice di pace di Salerno ha emesso decreto ingiuntivo numero 1731-2010 depositato in data 28 maggio 2010 nei confronti del comune di Contursi per importo di euro 4.652,81 mai opposto. E l'avvocato Cristina Torri in data 30 gennaio 2014 ha emesso atto di precetto per il pagamento della somma citata. Tale decreto non risulta opposto dal comune di Contursi. La spesa di euro 4.532,81 del citato decreto ingiuntivo graverà sul capitolo 820 bilancio 2014 in corso di formazione.
trattasi di atti giudiziari non divenuti degli atti nel corso delle verifiche preordinate alla preispezione del piano di riequilibrio. Solo negli ultimi mesi, dopo l'approvazione degli stessi, i creditori interessati hanno sollecitato il pagamento. In seguito a dette sollecitazioni sono state recuperate atti giudiziari che richiedono obbligatoriamente l'adozione della delibera di riconoscimento del debito con il bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2001. Certamente la Corte dei Conti ha richiamato l'attenzione dell'ente affinché per il futuro non si pongano in essere atti o comportamenti produttivi di debiti fuori bilancio. Al di là del doveroso accertamento delle responsabilità in quanto occorso attraverso i procedimenti strumentali agli accertamenti delle civilistiche e contabili responsabilità esercitate nei confronti dell'ente, allo Stato risulta imprescindibile l'applicazione dell'articolo 194,1 lettera del decreto legislativo 267/2002, infatti essendo connotata la fattispecie della sentenza giudiziaria esecutiva e conseguenziale atto strumentale, procedimento giudiziario di esecuzione, va riconosciuto il relativo debito fuori bilancio. A seguito di ciò, poi il parere del revisore dei conti, dottor Antonio Ciao, che vado a leggere. In relazione alle proprie competenze, ai sensi del decreto legislativo 267/2000, parere favorevole alla deliberazione del Consiglio Comunale dell'adozione del provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sopra indicato, con l'avvertenza che il riconoscimento potrà essere fatto solo dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2014. Di porre attenzione affinché per il futuro, nell'ordinaria gestione della spesa, non si pongono in essere atti o comportamenti produttivi di debiti fuori bilancio, come prescritto dalla Corte dei Conti nella delibera 169/14 di approvazione del piano di riequilibrio, di monitorato e contenzioso in essere affinché non generino passività potenziale debiti fuori bilancio con riflessi sugli equilibri dei bilanci. Ricordo agli uffici competenti di provvedere, ai sensi dell'articolo 23 della legge 289/2002, all'invio della Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto riconoscimento. Qui non c'è la proposta di deliberazione in atto. Allora, la proposta di deliberazione la propone di riconoscere il debito così come relazione del... Così come relazione come proposta per il parere del... responsabile del servizio finanziario, cioè del servizio. Va bene. Quello che interessava erano sia la relazione per il riconoscimento e il parere del trattandosi di debiti maturati nella pregressa... nel pregresso periodo di questa amministrazione, quindi ci sono piovuti addosso praticamente. Il numero di essere presente a questa sede del Consiglio anche per questo motivo. Si tratta di un'ottima legge, una sentenza giudiziaria con il Consiglio del Debito, che conosce il debito del bilancio, ma non la discrezionalità del Consiglio, quindi trattandosi di un debito prodotto da noi, che lo presente a questo Consiglio del Debito, non posso sottrarmi a questa deliberazione, non posso non riconoscere questo debito, anche così come gli altri, che prevedono la stessa cosa. Ringrazio il consigliere Formenza per un'assunzione di responsabilità a differenza di qualsiasi altro consigliere. Non voglio assolutamente rimarcare questo. Sto facendo io, me ne assumo tutte le responsabilità politiche del caso. Va bene, allora chi è favorevole a quanto proposto dal consigliere Formenza? All'unanimità votiamo anche per la l'unità che è favorevole alla unanimità. Passiamo a un altro punto dell'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio che viene aggiuntivo ditta Mac Office, grazie a Rio. Allora, 4.532,80. Allora, vado a leggere la relazione che è pervenuta dal responsabile del servizio finanziario riconoscimento del debito fuori bilancio di Tamec Office decreto aggiuntivo numero 952/2008 15 di pace di Piacenza. Ma presente, quando in azione istruttoria della legata proposta di deliberazione consigliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio originato dall'avvertenza immaginata in oggetto,
di cui di seguito si precisano le ricette. Da una serie della documentazione ritenuta parte presso gli uffici si rappresenta pertanto quanto segue. Con nota del 28/2005, il comune di Pontesilerme confirma che il dipendente comunale chiedeva la fornitura di cancellieri. Che la Mac Office emetteva fattura 1778 del 7/12/2005 di 595,20 per il euro del pagamento della fornitura. Che il responsabile della posizione organizzativa numero 3 procedeva alla validazione della fattura 1778 del 7/12/2005. Il responsabile finanziario dell'epoca non ha provveduto alla liquidazione. Che la società Mac Office SRL ha proposto di corso per decreto aggiuntivo numero 952 del 2008, ingiungendo il pagamento della somma di 798,96 euro da altre spese. Detto decreto non è mai stato posto. E in data 9/9/2013 la Mac Office SRL ha notificato atto di precetto per la somma di euro 1520,39, compensivo di capitale, interessi e spese legali. La spesa di 1520,39 graverà sul capitolo 820 di bilancio 2014 in corso di formazione. Trattasi di atti giurisdizionali non rinvenuti agli atti nel corso delle verifiche preordinate alla predisposizione del piano di equilibrio, sono negli ultimi mesi e dopo l'approvazione dei possessi i creditori interessati hanno sollecitato il pagamento. In seguito a tutte le sollecitazioni sono state recuperate atti giurisdizionali che richiedono obbligatoriamente l'adozione della delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2001. Certamente la Corte dei Conti ha richiamato l'attenzione dell'ente affinché per il futuro non si pongano in essere atti e o comportamenti produttivi di debito fuori bilancio. Al di là del doveroso accertamento delle responsabilità per quanto occorso, documentali agli accertamenti delle civilistiche e contabili responsabilità risarcitorie nei confronti dell'ente, allo Stato risulta imprescindibile l'applicazione dell'articolo 194, comma 1, lettera A, del decreto legislativo 267 del 2002. Infatti, essendo condannata la fattispecie da sentenza giudiziaria esecutiva e conseguenziale atti strumentali a precedente giudiziario di esecuzione, va riconosciuto il relativo debito fuori bilancio. Poi vado a leggere anche la relazione fatta dal revisore dei conti, meglio il parere sul riconoscimento del debito fuori bilancio, vado a leggere giusto la parte finale. In relazione alle proprie competenze ai sensi del decreto legislativo 367 esprime parere favorevole alla deliberazione del Consiglio Comunale in adozione del provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sopra elencati. Anche questo trattasi di debito maturato nell'anno 2005 e si parte da un debito di 595,20 euro e oggi andiamo a pagare la somma di 1520,30 euro. Diciamo che abbiamo triplicato quello che era la sorta capitale. Questo sempre per incuria e inerzia di quanto fatto in passato. Quindi propongo, vista la relazione del responsabile del servizio finanziario e il parere favorevole al riconoscimento redatto dal previsore dei conti, propongo di riconoscere il debito e propongo anche la immediata esecutiva. Ci sono interventi in merito? Non ci sono interventi in merito, andiamo a una votazione. Chi è favorevole al riconoscimento del debito? Alla unanimità, votiamo anche per la immediata esecutività. Chi è favorevole? Sempre alla unanimità. Passiamo a un altro punto in ordine del giorno. Riconoscimento del debito fuori bilancio, sentenza vista comune di Monte Occidente. Allora, vado a leggere la relazione presentata dal responsabile del servizio finanziario. Riconoscendo il debito fuori bilancio, sentenza del Consiglio di Stato numero 09017 del 2009, ricorso prodotto dal signor coordinatore di confronto di Instagram del Comune di Pontesilerme. La presente, quale relazione istruttoria all'allegata proposta di iniziazione consigliare di riconoscimento della
legittimare il debito fuori bilancio, originale della sentenza, immaginare l'oggetto di cui di seguito si precisano le vicende. La stima di una documentazione che da parte degli uffici si rappresenta, pertanto quando si con ricorso al numero 9017 del 2009, il signor Martino Antonio ha proposto il ricorso contro il signor Vista Carlo, il comune di Pontosicello, per la riforma della sentenza della campagna, sezione staccata di Samello, sezione seconda, numero 4018 del 2009. Il Consiglio di Stato, con sentenza 9017 del 2009, ha condannato il comune, di Pontosicello e il signor Martino Antonio a una revisione in favore del signor Vista Carlo delle spese di giudizio pari a euro 3. Il signor Martino Antonio, con nota numero con nota del 8/3/2014 acquisita sul lavoro dell'Ente in data 10/3/2014 al numero 1360 comunicava al comune di Pontosicello di come procedere al pagamento di una propria quota parte al sito di Stacarco per scongiurare un'eventuale azione di rivalsa per ridurre le somme non dovute dallo stesso e pertanto la quota parte a carico del comune, del comune di Pontosicello nei confronti del signor di Stacarco è pari a euro 1.500. La spesa di 1.500 graverà sul capitolo 320 bilancio 2014 in costo di formazione. Trattasi di atti ora automatici. Trattasi di atti giurisdizionali non rinvenuti nei atti nel corso delle verifiche preordinate alla predisposizione del piano di equilibrio. Sono negli ultimi mesi e dopo l'approvazione dello stesso i creditori interessati hanno sollecitato del pagamento. In seguito a dette sollecitazioni sono stati recuperati atti giurisdizionali che richiedono obbligatoriamente l'adozione di una delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2009. Certamente la Corte dei Conti ha richiamato l'attenzione dell'ente affinché per il futuro non si pongano in essere e o comportamenti produttivi di debiti fuori bilancio, atti e o comportamenti. Al di là del doveroso accertamento delle responsabilità, per quanto occorso, attraverso i procedimenti strumentali agli accertamenti delle civilistiche e contabili responsabilità risarcitorie nei confronti dell'ente, allo Stato risulta imprescindibile l'applicazione dell'articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267 del 2009. Infatti, essendo condannata la fattispecie da sentenza giudiziaria esecutiva e conseguenziale atti strumentali al procedimento giudiziario di esecuzione, va riconosciuto il relativo debito fuori bilancio. C'è anche una relazione del parere della revisione dei conti che è iscritto. In relazione alle proprie competenze, ai sensi del decreto legislativo 267, parere favorevole alla deliberazione del Consiglio Comunale all'adozione del provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sopra il mercato. Allora, la stessa cosa propongo di sulla scorta della relazione del responsabile del servizio finanziario e visto il parere della Commissione dei Conti, propongo di approvare quanto letto come debito fuori bilancio. Ci si rende richiamando. E anche la limitata eseguizione. Ma siamo in aula consigliata. È colpa di Vice Sindaco. Antonio riprendi è colpa di Vice. Allora, chi è favorevole a quanto letto e proposto all'unanimità, votiamo anche per una linea di esclusività, chi è favorevole sempre alla unanimità. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio, spese di giudizio al 50% di rinuncia comune di costruzione. Relazione sempre lì. Allora, allora, riconoscimento del debito fuori bilancio, liquidazione spese del funzionamento del collegio ordinario del comune di Pontosicello e un altro. La presente le quali le canzoni istruttorie vanno legate a proposte di deliberazione consigliare di riconoscimento di una legittima del debito fuori bilancio originale dalla vertenza immaginata dell'oggetto, di cui di seguito si precisano le vicende. A seguito della documentazione rinvenuta parte presso gli uffici si rappresenta pertanto quanto segue. Con ordinanza collegiata del 5/10/2010 furono liquidate le spese del collegio arbitrario e le stesse furono poste a carico di entrambe le parti per l'aggiustamento. Che le spese del collegio arbitrario montavano ad euro 36.566. In una ditta recupera
ha provveduto al pagamento della somma di 36.566. C'è una ditta reputa con le USA provvedeva al pagamento della somma di 36.566 come la documentazione allegata alla richiesta acquisita al protocollo dell'ente è stata 1.8.2010, che la quota pari al 50% spettante al comune è pari ad euro ed è pari ad euro 18.283. Le spese di euro 18.283 graverà sul capitolo 820 del bilancio ora approvato. Tale somma è stata prevista nel bilancio di revisione e la loro approvazione seguirà dopo l'adozione di detto documento contabile, che si tratta di debito fuori bilancio da fatti risalenti ad esercizi finanziari pregressi, per cui si tratta di posizione debitoria dell'ente scaturente da atti giurisdizionali il cui riconoscimento è obbligatorio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2001. Al di là del doveroso accertamento delle responsabilità per quanto opposto attraverso procedimenti strumentali di accertamenti, agli accertamenti delle civilistiche e contabili responsabilità risarcitorie nei confronti dell'ente allo Stato, risulta imprescindibile l'applicazione dell'articolo 194,1 lettera del decreto legislativo 267 TUL. Infatti, essendo connotata la specie della sentenza giudiziaria esecutiva e conseguenziali atti strumentali procedimenti giudiziari di esecuzione, va riconosciuto il negativo debito fuori bilancio. C'è anche il parere sul riconoscimento del debito fuori bilancio del revisore dei conti, dottore Ciao, il quale esprime che in relazione alle proprie competenze e ai sensi del decreto legislativo 267, parere favorevole alla deliberazione del Consiglio Comunale per la versione del provvedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sopra e elencati. La stessa cosa, come dicevo prima, per gli altri debiti fuori bilancio che abbiamo già riconosciuto, propongo di approvare, visto la relazione del responsabile del servizio finanziario, corredato dal parere del revisore dei conti, propongo di approvare il predetto come debito fuori bilancio e propongo anche la immediata esecutività. L'assessore Briscione può entrare in aula. Ci sono interventi in merito? Se non ci sono interventi in merito, propongo di approvare il debito come debito fuori bilancio, così come proposto dal responsabile del servizio finanziario. Chi è favorevole? Alla unanimità, propongo anche la immediata esecutività, che è favorevole alla unanimità. Passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, riconoscimento debito fuori bilancio, decreto aggiuntivo di ditta canale 1. Riconoscimento debito fuori bilancio, ditta canale 1 con il comune di Pontosfiderme. La presente. Vado a leggere sempre la relazione del responsabile del servizio finanziario. La presente, quale relazione istruttoria dell'obbligata proposta di deliberazione consigliare di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, originato dalla vertenza e l'agire dell'oggetto, di cui di seguito si precisano le vicende. All'assegno di una documentazione ritenuta parte presso gli uffici, si rappresenta pertanto quanto segue. Con delibera di giunta municipale 119 del 27-2 del 2008 furono individuati gli interventi relativi al 91° giro di taglio dove il comune di Pontosfiderme fu sede di taglio. La regione Campania, con deliberazione numero 856 del 16 luglio 2008, assentì iniziativa Pontosfiderme, progetto di valorizzazione e promozione dei beni culturali dei territori del Navale del Sele e del Taranto e Paolo Pigliano per un importo di 290.000 euro. Con decreto licenziato numero 748 del 11/9/2008 fu disposto l'accredito di euro 116.000. Con delibera di giunta municipale numero 646 del 12/12/2008 furono individuali gli interventi da liquidare in relazione al primo accordo disposto dalla Regione Campania. Con determinazione numero 3 del 38/1/2009 del responsabile della posizione organizzativa numero 2
fu disposto il pagamento a varie ditte in occasione dell'arrivo della tappa con Tursite e tra queste la ditta Canale 21 in importo di €1.800.000 di cui alla fattura numero 142 del 34/2001. Responsabile finanziario dell'epoca non ha provveduto ad effettuare il relativo debito per i motivi sconosciuti al sottoscritto. Con decreto aggiuntivo numero 967 del 2010, del 22/7/2010, reso esecutivo al giudice di pace di Empoli in data 10/8/2010. Tale decreto non risulta opposto dal documento di contrastamento. La spesa di €1.800.000 del citato decreto aggiuntivo gravirà sul capitolo 820 del bilancio poc'anzi approvato. Trattasi di atti giurisdizionali non rinvenuti negli atti nel corso delle verifiche preordinarie alla predisposizione del piano di recupero. Sono negli ultimi mesi e dopo l'approvazione dello stesso i creditori interessati hanno sollecitato il pagamento. In seguito alle mie sollecitazioni sono stati recuperati atti giurisdizionali che richiedono obbligatoriamente l'adozione della delibera riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 267 del 2000. Certamente la Corte dei Conti ha richiamato l'attenzione dell'ente affinché per il futuro non si pongano in essere atti e o comportamenti produttivi del debito fuori bilancio. Al di là del doveroso accertamento delle responsabilità per quanto posso attraverso i procedimenti strumentali agli accertamenti delle civilistiche e contabili responsabilità di accertamento nei confronti dell'ente, allo stato risulta imprescindibile l'applicazione del 194,1 lettera A del decreto legislativo 267 del 2000. Infatti, essendo connotata la fattispecie della sentenza giudiziaria esecutiva e conseguenziali atti strumentali, la procedimento giudiziario di risoluzione, va riconosciuta in relativo del fuori bilancio. La relazione c'è anche annesso il parere del revisore dei conti e vado a leggere quanto espresso. In relazione alle proprie competenze e sensi del decreto legislativo 267 esprime parere favorevole alla deliberazione del Consiglio Comunale all'adozione del procedimento di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sopra elencati. Allora, come per gli altri debiti che abbiamo riconosciuto, propongo al Consiglio, vista la relazione del responsabile del servizio finanziario e visto il parere positivo espresso dal revisore dei conti, propongo di approvare la fattispecie come debito fuori bilancio e propongo anche la immediata esecuzione. Chi è favorevole? Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, chi è favorevole? Allora unanimità, votiamo anche per la immediata esecutività. Chi è favorevole? Alla unanimità. Aspetta, dopo, pensate la domanda. Dopo questa tornata di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, provvediamo anche a passare all'ultimo punto posto ad ordine. Assegnazione 8 VIP numero 1 zona del mare. Questo è l'ultimo punto. Sì. Scusate, relazione all'assessore Briscioni. Sì, area VIP termale. Con il regolamento sulla di attuazione di area VIP è stato deciso praticamente che coloro i quali erano proprietari dei terreni attraverso il disposto dell'articolo 11 potevano prima praticamente che il comune prendesse il possesso del terreno per gli interventi di urbanizzazione esplicitare la volontà di effettuare un intervento nella lotto area VIP di interesse presentando un relativo progetto valutato da una commissione appositamente costituita. Ebbene, nel corso degli anni, quindi dal 2010, diversi proprietari dei terreni sui quali sono stati realizzati i lotti dell'area VIP termale hanno espresso la volontà, praticamente hanno manifestato la volontà di avvalersi di questo articolo 11.
delle norme di attuazione di diritto. In particolare il signor Emanuele Ricca, il signor Ricca Giovanni, il signor Ricca Gerardo per un certo numero di particelle e in particolare il signor Viola Gerardo nella qualità di amministratore delle Terme Rosapepe per quanto concerne la particella numero 183 del foglio 2 e le particelle numero 94, 95, 224, 352, 362, 364 del foglio assieme a De Vita Domenico e a De Vita Maria Carrone. Ebbene, rispetto allo stato del discorso a Repip, il tutto è rimasto praticamente bloccato perché tentavamo di risolvere un po' assieme e quindi con interventi che potessero coinvolgere tutti i proprietari interessati. Dicevo, questa situazione è rimasta abbastanza bloccata per i due anni all'interno dei quali abbiamo tentato di valutare in che modo era idoneo agire per assicurare a tutti l'efficienza necessaria e anche la possibilità di riuscire nella realizzazione del progetto lavoro proposto. Ebbene, dopo due anni, in ogni caso, la nuova commissione ha valutato queste proposte di progettazione e in particolare dal momento che con nota acquisita al protocollo in data 15/7/2014, la numero 4054, la società Terme Rosapepe ha sollecitato l'assegnazione del lotto numero 1 per evitare la decadenza di alcuni contributi regionali ottenuti per la realizzazione del progetto stesso. Chiaramente l'iter ha subito fortunatamente un'accelerazione rispetto alla quale noi oggi non facciamo altro che prendere atto del verbale della commissione per l'assegnazione del RPIP del 19/6/2014 allegato alla presente per costituire come parte integrante, assegnando ai sensi dell'articolo 11 bis del regolamento per l'assegnazione dei PIP approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 2 del 18/2/2008 così come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale numero 13 del 16/6/2008 in conformità al citato verbale del 19/6/2014 il lotto contraddistinto con il numero 1 alla ditta Terme Rosapepe SAS come da allegata planimetria costituente parte integrante e sostanziale del presente deliberato. E chiediamo, quindi incarichiamo il responsabile del servizio amministrativo contabile per tutti gli adempimenti conseguenziali. Con la richiesta di notificare copia della presente alla ditta assegnataria e chiaramente chiederei con separata votazione che il medesimo deliberato insomma sia posto per a votazione per l'immediata eseguibilità. Ho concluso, spero brevissimamente, Presidente. Ho concluso. Sì. Allora, ci sono interventi in merito? Sì, praticamente c'erano le richieste di assegnazioni già effettuate. Assolutamente sì, rispetto a queste alcuni progetti erano incompleti. Dalla valutazione della precedente commissione non c'era stato via libera su alcuno di questi progetti, pur essendo stati esaminati, la costituzione di una nuova commissione ha favorito la ripresentazione della documentazione a parte di coloro i quali appunto non avevano completato l'iter per la solo un lotto perché è stato l'unico progetto che la commissione ha valutato immediatamente insomma eseguibile. Ci hai anche richiamato il verbale? Assolutamente sì, sì, l'ho citato anche nel mio intervento. Come va? Terme Rosapepe aveva questa imminenza, cioè ha ricevuto un finanziamento per la realizzazione di alcune opere all'interno dell'ottobre. I progetti presentati agli altri sono sempre dei precedenti assegnatari? Ogni praticamente proprietario attraverso l'articolo 11 ha praticamente ripresentato il progetto e quindi dichiarato di voler autonomamente creare qualcosa e qualche progetto sull'area. Dicevo, Terme Rosapepe è l'unico assegnatario del lotto e c'era questa urgenza, questa imminenza per evitare la perdita del finanziamento. Ci sono interventi in merito?
Se non ci sono, passiamo alla votazione. Chi è favorevole a quanto è proposto dall'assessore Buscione? All'unanimità, vediamo anche per la leader eseguibilità, chi è favorevole alla unanimità. Sono le ore 13.56 minuti. 12.56, si è arrivata la seduta. Che è il più bello consiglio comunale.